Tornati bestiacce, sono basso, aspetta, eccoci qua. Oh, eccoci. Ci si sente, Sma, il maestro lo sentite, parla. Beh, basta. Bentornati bestiacce, oggi lo vedete in una forma differente perché è già sotto barbiturici per il via della sua allergia che inizia con questa meravigliosa primavera che è scoppiata di botto con 20 e passa gradi. Oggi ce ne sono 10 di nuovo. Sì, oggi è ritornato invece, una stagione al giorno si vive qui. Poi dopo ci diciamo perché c'avevamo le influenze e le tossi varie. E quindi lo vedrete abbastanza performante, ma stasera lo vedrete performante in un gioco incredibile, ossia Content Warning, che molti hanno definito il Lethal Company per i poveri, dove sostanzialmente gli youtubers degli youtubers entrano in un mondo un sottosopra e devono filmare le mostruosità che vi sono al suo interno. Questi youtuber saremo noi, oggi facciamo questo day one del gioco e se ci piace e ci interessa lo giocheremo con voi la prossima volta insieme. Siete contenti? Mi fa molto piacere. Allora, detto ciò, ci sono delle notizie incredibili, quindi a breve TGdino, ma abbiamo in realtà una notizia ancora più importante. La prima puntata di Ghostfuckers è pronta, la puntata definibile zero, l'episodio pilota, esatto, l'episodio pilota è pronto e lo faremo e lo vedremo in live tutti insieme venerdì per poi essere pubblicato su YouTube il giorno dopo, quindi mi raccomando siateci venerdì che dalle 21:30 in poi guarderemo questo video. È una piccola puntata breve, diciamo, di quello che è successo ed è una puntata di 3-4 che ne verranno di tutto quello che abbiamo fatto in quel complesso lì, in questo complesso farmaceutico. Quindi preparatevi ragazzi, ci siamo divertiti un botto a farlo, mi raccomando, ci siamo divertiti un botto a editarlo, è qualcosa di veramente veramente divertente dove abbiamo messo tutto noi stessi e ovviamente dobbiamo ringraziare soltanto voi per questo, quindi non vediamo l'ora, preparatevi ragazzi perché sarà qualcosa di eccezionale, va bene? Già, io ho rischiato di spaccarmi la testa e Daxin si è rotto una caviglia, quindi un po' di rispetto per i nostri infortuni. Questo venerdì, giusto? Sì, assolutamente questo venerdì. Che c'entra Max Pezzali, scusami? Ah, io ci sarò, ok, sì. Basta. Sto ridendo? No. Sai perché dicono Maccio Capatonda? Perché io involontariamente... Senza rendermene conto, io involontariamente ho fatto... Allora, sostanzialmente, cosa succede? Che io non ho mai seguito Maccio Capatonda, ma ho scoperto che abbiamo un'ironia molto simile. Infatti mi fa ridere, ho visto dei suoi video, mi fa crepare da ridere. Tipo, palla di frutta è sua. Esatto, sostanzialmente. Però è bei vecchi tempi di quando bla bla bla. E io non ne avevo la minima idea e ho fatto una sua cheat. Ma non lo sapevo. Quindi, cosa ho detto? Nel trailer ho scritto creato dai creatori di niente. Questa è una citazione a uno dei suoi tanti video dove lui diceva la stessa esatta frase. Di conseguenza, tutto ciò che è stato fatto è stato buttato nel cesso. Oscurato perché la gente dice: hai copiato Maccio Capatonda. Che meraviglia! Mi sento Kodomo in questo momento, quindi direi di procedere e andare oltre con il nostro problema. Cosa c'è, Dax? L'aria che è diventata più pesante, cazzo. Quindi in sostanza Dino, ma quando la figa, va bene? Bello, dai, io pensavo volete, l'avesse fatto volete, apposta. No, volete, non l'avevo la minima idea, ragazzi. Per il content divento donna. Cambia sesso. Oh, sì, oh. Sì. Poi però se si può tornare indietro, si può fare avanti e indietro in questo percorso. Puoi fare un po' quel cazzo che ti vuole. Tra l'altro saresti il primo transessuale che io autorizzo ad insultare. Quindi per favore ragazzi, divertitevi quando se sarà capiterà. No, ma io non mi... Date sfogo alla vostra valvola. Come un transessuale, mi identificherò come Andreina, cioè un genere. Ah, ok, sì. Parte. E per questo grandi insulti, va bene? Oh, io ci sto, mi fa molto piacere. No, ragazzi, non ero ubriaco nel video che avete visto l'altra volta, che c'erano i sassi da fiume e che mi facevano scivolare. Perché non sa stare in piedi, ragazzi. Non abbia grandi doti fisiche è risaputo, però vabbè. Certo, ma vabbè. Allora, comunque, poi ne vedrete delle belle. Allora, bestiacce, partiamo con il TGdino. Micchia, Daxin ci ha rimesso la vita, ragazzi, non ha più un dito, fate voi. Partiamo con il
Tigidino e direi di concentrarci sulle notizie da tutto il mondo, che attenzione stavolta non le prendiamo da IGN, o meglio da IGN Instagram America, perché tutto Meta è andato a puttana. Infatti non so se avete notato, ma non vi funziona WhatsApp, non vi funziona Instagram e non vi funziona Facebook da 20-30 minuti, quindi direi di partire. Sigla. Non è ancora partito. Partirà tipo alle 3 di notte. No ragazzi, adesso veramente mi incazzo, Adesso veramente mi incazzo. Va bene, mi correggo. Non è che non funziona Instagram. Instagram funziona, ma non si riesce più a caricare niente sostanzialmente. Non ha alcune funzioni, e non funziona Instagram PC, quindi non si può andare sul browser per vedere le notizie, cioè per guardare i post. Tranquilli, per voi che stalkerizzate le cosplayer, funziona tutto. Sì, perché i loro contenuti sono stati caricati prima del momento in cui noi due abbiamo deciso di staccare Meta. Giusto perché ci sta, ragazzi. Ogni tanto ci sta per disintossicarsi. A proposito di disintossicazione, partiamo con, incredibile ma vero, Hollow Knight Silk Song. Forse ci siamo, indovinate per quale motivo? Perché il gioco è stato classificato in Sud Corea. Ma figa, è da 5 anni che deve uscire. Quindi probabilmente a breve avremo un trailer e forse una data ufficiale d'uscita di sta merda, che dovrebbe uscire, vi ricordo, l'11 di questo febbraio. Oddio, ok, come ultimo rinvio, perché poi i 4 precedenti non li contiamo, facciamo finta che non sia accaduto. È inutile leggere il resto della notizia perché si tratta di Every Eye, quindi leggere non serve a nulla, basta leggere il titolo. Più che altro già Hollow Knight originale è un gioco sopravvalutato, secondo me. Poi, vabbè, attenzione! Ci si aspetta, però se non esce mi sento anche preso per il culo. Cioè. Un meraviglioso remake di Toy Story 2 che uscì all'alba dei tempi. Bello. Per la PlayStation 2, rifatto in Unreal Engine 5. Ora non vi faccio ascoltare l'audio perché c'è il copyright. No, in realtà perché piango, ragazzi, vi dico la verità. Se io sento la musica di Toy Story, piango. Che figo che era quel gioco. Ed eccolo qua, con la Real Engine, è allucinante, tutto quanto rifatto grazie all'ausilio dell'intelligenza artificiale. Pure base fluorescente, cioè. E certo che base è fluorescente. Grazie all'ausilio dell'intelligenza floreale. Guardate la sua faccia morta. Che meraviglia. Il cazzo di Ali potrebbe chiudere. Ora, ovviamente, se questo gioco uscirà, noi lo porteremo sul canale, in quanto io adorato. Sì, è vero, perché non le chiude ste ali di merda? Mi dà fastidio. Ma come sale male, guarda come sale male. Non vedo l'ora, ragazzi, non vedo l'ora. Toy Story 2, una storia per bambini. Ora, detto ciò, così come un balocco, ovviamente. Detto ciò, altra notizia, dov'è che l'avevo letta? Eccoci qua. Ubisoft Forward 2024, novità in arrivo per Assassin's Creed Red e Star Wars Outlaws. Ubisoft ancora fa giochi. Ubisoft fa ancora giochi e in realtà questa notizia non mi interessa, però l'ho voluta aprire per coloro che magari sono interessati ai titoli Assassin's Creed, roba nuova. Francesi. Tra l'altro compare scritto in grassetto, in nero e grassetto, scritto Splinter Cell Remake, punto di domanda. Effettivamente, ma sto cazzo di Splinter Cell remake non dovevano farlo? No, è stato anche questo da 5 anni. Anche da questo da 5 anni che devo uscire. Mi ricordo quando Luca Ward fece un post con, non si capisce perché, forse ero ubriaco, che era il doppiatore di Sam Fisher. Non so se lo sapete, ma Luca Ward ha doppiato Sam Fisher. Aveva messo un post. Il nostro doppiatore italiano, sapete chi cazzo è, bravi. Ha fatto un post dove c'erano i tre occhiettini di Sam Fisher della mascherina con la visione infrarossi e tutti quanti sono usciti di testa dicendo ci siamo, il remake. Invece no, semplicemente voleva dire a tutti che l'ha rigiocato e mi fa molto piacere. Luca Mondo, il famoso Luca Mondo. Sì. Poi sappiamo che arriveranno esclusive minori di PlayStation 5 come Astrobot in arrivo nel 2024. Io non l'ho capito sto titolo, voi? Cioè esclusive PlayStation 5 minori come Astrobot arriveranno nel 2024, Astrobot non è un'esclusiva, non la considererei manco un gioco, ma, sinceramente. Ho capito, ma arriveranno dove? Cosa cazzo vuol dire arriveranno? Cosa significa? Arriverà, è tipo il postino, sai che arriverà. E se non senti, se ovviamente sei per certo che il postino... Ah, c'è che faranno un gioco standalone su Astrobot? Ma è un gioco di merda. Non credo. E allora, cosa vuol dire arriveranno? Ma arriveranno. Non è un gioco Astrobot, è semplicemente una tech demo per provare il DualSense, cioè...
Sì, no, va bene, ma quindi? Ma quindi? Niente, Deno, non c'è un cazzo maestro dire, del mio cuore, grazie, grazie Olea, che presa per il culo, che presa per il culo, è vero, assolutamente, e dire vero ragazzi non è una presa per il culo, non penso sia necessario parlarne, che periodo di merda ragazzi sto mezzo, io Dragostock ma l'ho ufficialmente chiuso per sempre, un po' alla Starfield dopo una quindicina d'ore, perché sinceramente mi ha rotto il cazzo, non sono, sono autistico, ma quel gioco mi ha fatto guarire probabilmente, perché non si può considerare un gameplay bello ritmato quello. Attenzione. mi spiace e si aspetta Sandland ragazzi, Sandland e basta. Attenzione, tra l'altro qui abbiamo un diciamo annuncio, anzi un articolo che va un pochino a classificare il lettore medio di Every Eye. Come spegnere la PlayStation 5 manualmente senza usare il DualSense? Spoiler, c'è il tastino. Incredibile ragazzi, incredibile ragazzi, pulirsi il culo per prossima volta. Incredibile ragazzi, si va proprio alla base del sistema elettronico Sony, e con questo concluderei con questa puntata. Direi di concludere la puntata del TG Dino con questa meraviglia. Sigla. Vai. Gla. Dino, giocherai da solo nell'oscurità? No. Che cazzo vuol dire da solo nell'oscurità? Alone in the dark. Ah, li avete tradotto in italiano? No, l'ho tradotto io in italiano. No, okay. Da solo nell'oscurità. È l'unica volta in cui un titolo. È l'unica volta in cui un titolo italiano è più bello il titolo in inglese. Scusami. Da solo nell'oscurità. Alone in the dark. Fa cacare. Alone in the dark vuol dire alone nell'oscurità. Minchia. Eccoci qua, bestiace. Eccoci qua. Comunque, Stellar Blade non lo giocheremo, ragazzi, perché quanto sia buona la protagonista, non mi sono rotto. Ma io sinceramente, cioè, tu pensa, l'unica volta in cui dicevo proviamolo, perché sono curioso di vedere, perché il sistema di combattimento, no, perché ho visto il sistema di combattimento, ho visto le boss fight, sembrano fighe, ho detto a sto punto proviamo a vedere. Però troppa roba, io sono più, visto che esce Sandland lo stesso giorno di Akira Toriyama, io sono più, non ce ne frega un cazzo. Giocare a sé. Sì, ma non puoi mettere un lavoro di Akira Toriyama. Se ne frega della fregna. Con dai. Il culo di un. Ma io ho visto tante di quelle incredibili. Ma l'hai visto? Stanno lamentando tutti. Si sono lamentati del fatto che il gioco è maschilista e che sia troppo bella la protagonista. E lo sviluppatore, il creatore, il character design del progetto ha fatto il modello del viso su sua moglie. Il corpo, assolutamente, non è quello di un'asiatica. Ma quella di una modella. Se non posso parlare? Una modella. Posso parlare? Però il corpo è quello, cioè. Il corpo è quello, cioè. Hai torto. E quindi sostanzialmente... Ma cosa c'entra Blasphemous 2, ragazzi? Per favore, ma potete tirarmi fuori i chiodini, i sassi dalle scarpe ogni volta? Ma perché dovete ricordarmi che sono un fallito, che inizio e non finisco? Ma per favore, chi se ne fregna? Grazie, Dax. Grazie. Ho 20.000 punti canale, Dino. Guarda, Marcus, mi dispiace, sono inutili i punti canale, però mi fa piacere che tu li abbia, mi fa capire quanta fedeltà hai nell'unico vero canale di Twitch. Ossia Dario Moch. Allora bestiacci, io direi di partire, ci siete, vi saluto e iniziamo, che l'altra volta non vi ho salutati, tra l'altro vi ricordo, attenzione, venerdì cosa ridi, venerdì ci sarà la puntata pilota di Ghostfuckers, siateci alle 21:30 per non perdervi la prima puntata dei veri cacciatori di fantasmi italiani, cazzo, siateci, mi raccomando. Contatteremo D-Max. Sì, assolutamente. Tra l'altro Elektra is dead, Miss Volina, Marti, Moon Kakelios, cosa sono dei cereali? Marcocchio, Ancillotto, stavo leggendo Ancillot, Joe Killer, Coso che gira, Ambretta, Stefano, poi abbiamo Hardin, Beperx, Alice, Stefan Skin, Dascione, Just Mary A. Scusatemi, chiedo umilmente perdono. Greenwich Studio, poi Silesia, Ricardog, Leo Mito, Dex Toys, Aurora. Ovviamente ci banneranno su TikTok per quello che stai facendo, Andrea. Ah, è vero. Shai Tubo, Lord Akami. È già partita. No, non è partita, ma mi piace distruggere ciò che fa. Rossa di capelli, attenzione, Ciccio, Enea, Horizon, Heren, Peppi di Sicilia è l'ultimo, ma non ultimo. Chi è l'ultimo degli ultimi, ragazzi? Chi è l'ultimo degli ultimi? Su, l'ultimo degli ultimi, ragazzi, per l'amor del cielo. Sono io l'ultimo degli ultimi. Chi è quello che si mette i vestiti della fratellina o del sorellino? Chi è che si mette gli indumenti? Chi è il figlio di mezzo?
che è il Marco, figlio di in The Middle. Figlio in The Middle è orrendo come trailer. Figlio in The Middle, sì, sì. Attenzione, eccolo lì, Ronnie Sappy Pierce. Oh, bestiaccia, è un piacere e un onore. Benvenuto nella casa del Signore, che gentilmente occupiamo perché non è la nostra, si sa, con la forza assoluta. Siamo entrati di soppiatto durante la notte e adesso stiamo aspettando che le forze dell'ordine non possano farci nulla, perché non possiamo fare nulla dal momento che non siamo di questo stato, quindi siamo dei rifugiati politici. Ah, ma che cazzo. Lo so, avete ragione ragazzi, ma d'altronde questo è l'Italia e questo è il paese in cui avete scelto di nascere. Ragazzi, io voglio dirvi una cosa, non sono un cocainomane, il motivo per cui mi gratto sempre il naso in live è che io, esattamente come avete mai visto In Viaggio con Pippo, quando Max cresce, ecco, io sto diventando come mio padre, mi stanno venendo i peli nel naso allucinanti e nelle orecchie. Che ti si congiungono alla quindi barba. Devo radermi e se non lo faccio ovviamente iniziano a prudermi e questo ovviamente rovinerà completamente la vostra immagine perfetta di me, ma io niente, voglio soltanto dirvi che sono un uomo e come tale fallace, sono fallo, va bene? Ciao Dino. Dino, tagliati la barba, perché non ti picchi da solo? Attenzione ragazzi, attenzione, sono anche suscettibile a certi argomenti, chiedo perdono. Non volevo uscirmi questa cosa. Io direi di partire. Una live di alte con altre due persone, non siamo noi. Eh? Creepy, vero? No, 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 creepy cosa? No, io c'ho Twitch aperto, sto vedendo la nostra live, il nostro canale, ma non siamo noi, sono altre due persone. E non ti riconosci, non ti riconosci. Sei dissociato completamente da te stesso. Come ragazzi, si chiama quella sindrome lì che non riconosci? Sindrome del cretino. No, che a un certo punto non riconosci, cioè le persone che conosci, i posti che conosci di... Andrea, per favore, un po' meno la mattina, così siamo a posto. Oh, eccoci qua, Content Warning, bestiaci, un gioco ovviamente in alfa nella sua versione 1.7.A. Server slots, please expect network issues, perfetto. Ci sono dei problemi di server, però perlomeno ce lo dicono. Play with friends, salva uno, salva due. Perché è scritto in caratteri diversi? Mi dà fastidio sta roba. Salva uno, ospitando partita. Ah, c'è la... ovviamente ci sono il microfono. Sì, il gioco funziona col microfono, esattamente come Lethal Company. Come funziona? Scrivi un volto. Ma che allora, c'è l'italiano ma è osceno. E come si applica? Invitami. Ah, questa è la mia... devo scegliere la mia faccia? Ah no, che sto facendo? No, esci. Scrivi un volto, fa molto ridere comunque. Aspetta. Sì, è horror, ragazzi. Ma il mostro. Aspettate, ragazzi, aspettate che sto scrivendo un volto. Dove cazzo è? Non riesco a trovare il simbolo che mi serve. Eccolo qua. Sembra un pisello. Cazzo, Andrea, mi hai... non riesco a scrivere. No, non posso scriverlo. Volevo scrivere. Vabbè. Oh, ma non scrive più. Ma che senso ha? Ma come funziona? Perché poi me lo fa. Esce. Ah no, ma perché che cretino? Devo rimuovere questo. Sì, devi cancellare. Dean va bene, applica. Interagire. Giallo? Non mi piace come colore. Come si fa ad invitare gli amici? Invita amici. Andrea Cop TV, eccoci qua. Ti ho invitato, dovresti riuscire. 3 giorni rimasti. Vedete, dobbiamo racimolare le visualizzazioni. C'è scritto sotto 3.000 visualizzazioni. Ma dove sei? Sei nell'aria. Oddio, che faccia hai? Come ce la faccio? Sembri un prolasso anale. Allora, aspetta un secondo che ti muto sul gioco, perché sennò ti sento triplo. Anzi, no, ti muto su Discord. Discord. No, mutati te. Come mutati te? Muto te, tu muti me, cretino. No, ti muti te. Ok, io ti ho mutato, quindi adesso tu mi muti a me oppure cazzi tuoi, sinceramente non mi interessa. Così, cos'ha? Ma come si fa a cambiare colore? Come hai fatto a capire come cambiare colore, scusami? Non lo so, ho premuto a caso. Ah, col mouse! Allora io mi faccio blu. Madonna mia, la sensibilità del mouse è imbarazzante comunque. Mi faccio blu e mi faccio... ah, ma vedi che si può sistemare. Full screen. Ma posso cambiare la... voglio cambiare il volto qua, come si fa? La sensibilità del mouse perché è a 1, infatti è duro, mettiamola... duro? A posto, direi che ci siamo. A 5 sembra un mare di sapone. Dove sei? Spavento, logico! Eccoti qua. Hai la faccia veramente... è allucinante. Allora ragazzi, io direi di partire, però non so come funziona, vediamo cosa c'è al piano di sotto. Primo passo, abbandona la casa. Abbandona la... come cazzo cammini?
Sembri un maniaco, sembri un maniaco sessuale che ha la passione per lo scuba diving ed è entrato dentro uno scafandro. Il piano, scendere dal vecchio mondo, filmare qualcosa di spaventoso, caricare video su Levati, su SpaventTube e diventare virali. SpaventTube. Virals. Virali, prenotare che sotto virali c'è l'icona dei soldi. Qui è offline. Ma ti levi dal canale SpookTube? Non siamo offline perché ancora il canale non è partito. Ci sono le Sei mosse. sicuro di voler iniziare? Ah, via gioco. Ho una telecamera. Wow. Io no. E come faccio a registrare? Ah, così, sto registrando. Ehi, vieni qua. Fatti vedere. Non so come si. Ah, si può E lo zoomare così. Meraviglioso. dovrebbe registrare Dax, Ok, adesso secondo mettiti la in loro, ginocchio. perché come se ci mette in ginocchio, vedi? Esattamente così, perfetto, perfetto. Sembra stare andando un po' oltre il video. Ok, ho registrato una parte del filmato. Ci serviranno anche le torce, quindi Aspetta, sostanzialmente. fammi fare l'intro, Vuoi fare l'intro? aspetta. Aspetta. Prego. Salve a tutti ragazzi, benvenuti, questa qua è la versione cringe di YouTube del 2014. Boh, questo è il Sì, miglior content creator sul mercato per adesso, ragazzi. fa parte di me. Allora, qua possiamo Allora. comprare, ordinare qui le luci, medico. Che cazzo? Hugger, qualcuno che ci abbraccia, defibrillatore. Vorresti qualcuno che ci abbraccia o qualcuno che ci defibrilla? Qualcuno che ci defibrilla, ovviamente. Gadget, report mic, il boom mic. Ah, addirittura il microfono con il coso, giusto? Il clapper per fare le scene. Sound player, shock stick e goo ball. Cos'è goo ball? Gesture, sti cazzi. La palla di colla. Old flashlight. Ah, ci sono le... Long Ma flashlight quanti soldi pro. abbiamo? Zero. Quindi direi di... Ci dobbiamo buttare direttamente nell'altro mondo per direttissima. Ragazzi, solitamente non amo portarmi il lavoro a casa, però... E questo che cazzo fa? C'è il green screen, Andrea, non ci credo! Ah, possiamo fare l'intro veramente. Ma Bellissimo. bellissimo! Questo è... Aspetta, Ma... mettimi Dubai dietro, mettimi Dubai Sì, dietro, con le vai, mettimi criptovalute. Dubai Aspetta, dietro. aspetta, aspetta. Vai. Fermati, per favore, fermati. Sono qui per svoltare la tua vita di merda da dipendente e farti diventare uno che vive di Sì, ma devi rendita. guardare in camera Uno. nel gioco, non in camera nella vita vera. Ah. Cazzo, ci sto credendo tantissimo. Non c'è Posso... Dubai dietro, c'è È solo Dubai, è la Dubai. stessa roba. Dove sto andando? Attenzione. Parkour? Mi filmi mentre faccio parkour? Che dici? Ma la telecamera ce l'ho solo io? È fatto bene il gioco, ragazzi. Avete visto le movenze? Dove cazzo sto andando? Attenzione. Attenzione. Ma che roba? Andrea, il gioco... Ah, non mi sente, mi sa. Il gioco... E beh, signori, questo mi sa che è... Andrea non ha... Scendi. Andrea non hai idea di quello che è appena successo. Non ti sentivo più. Neanche io mi sono sentito per un attimo. Ok, mancano delle tute. Come mancano delle tute? Chiudi la porta, Serve del entra. legname. Entra. Come si fa a Serve del partire? legname. Chiudi sta cazzo di porta e partiamo, via. Via Vai. andiamo nell'altro mondo. Immergi. Ah, ma andiamo sott'acqua, quindi siamo veramente dei palombari. Sì, teoricamente stiamo andando in un mondo profondo. Madonna. Ah, senti che bell'eco che c'è qui. Non so, Vai, iniziamo già a riprendi registrare. tutto, vai. Sì, Riprendi documentiamo. tutto. Dai. Apriamo sta cazzo di porta. Ah. Porca troia. Posso puntarti la torcia in faccia come facevo? Sì, non c'è alcuna differenza tra questa esperienza e l'esperienza che abbiamo fatto con i Ghostfuckers, È ragazzi. È uguale, esattamente identica. infatti. È letteralmente uguale. Manca solo Daxin, che a breve ci raggiungerà. C'è Ma una che cazzo è la lucina di là. Daxi? Cos'è quella luce? C'è una luce di là. Vogliamo andare a vedere cos'è? È lampione. È lampione. Siamo in Norvegia, ragazzi. Qua parlano così. Non ci si può avvicinare più di così. Che Vai, cazzo? tu filma. È un pixel morto, mi sa. Vabbè. Madonna mia, che cazzo è di distanza. Andrea? Chi c'è? Andrea? Ah, guarda chi c'è, chi è? E che ne so io? Oh, Oh! viva, è lui, cammina, Cammina allo viva, stesso modo, sì. cammina allo stesso modo. Non mi Ma questo piace, lo fa ma ci male? attacca? No. Oddio! Andrea! Ti ciuccia! È meraviglioso tutto ciò! Ma col sorriso, tra l'altro, a te piace allora! Ma hai vita? E come Vabbè, mi ha facciamo? tolto un po' di vita. Sembra quei reportage che fanno sulla criminalità a Milano. Vai, filma la canzone. Beh, effettivamente.
Ma cosa, qual è il suo scopo? Come cosa? Oh! No, 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 no. Vabbè, lascialo, lascialo, andiamo. Ma lo sto filmando, lo sto filmando. Ma sto filmando o non sto filmando? Non so, no, posso farmi i selfie se schiaccio il tasto E. No, la telecamera! Prendi la telecamera. Ma sto filmando? C'è il rec da qualche film parte, left, record, ma non va. Non sta andando. Non so se sta andando. Stavo filmando, ragazzi? Come no? Self no, mode, scroll, no. Drop item, cutro the item. Andrea, fallo tu. To, filma tu. Io lo tengo a bada. Ah. Schiaccia il tasto sinistro per... Schiaccia il tasto sinistro per... Stai filmando, dimmi se stai filmando, per l'amor del cielo. Sì. Che cazzo? Andrea! 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 Dio, Cristo! Andrea! Ok, ok, ok. Sono solo, abbandonato. Ma ce la posso fare. Il mio collega è rimasto ucciso. Non sto filmando, non sto filmando, non sto documentando un cazzo. Sento dei suoni. E mo che cazzo devo fare io qua? Non vedo, non vedo, non va, non va. Perché non registra, ragazzi? Si scarica la telecamera? Ma la telecamera c'ha 3 tacchi di vita. Lo posso rianimare in qualche modo? Sento dei cazzo di suoni. Andrea. Perché non filma la telecamera? F di registra. Non va, ragazzi. Non sta andando. Dio! No, no. Ok, ritorniamo su. Lo rifacciamo dopo, ragazzi. No, col cazzo. Scusatemi. Col cazzo proprio. Corri. Corri. Ah, ho anche l'ossigeno. Bene. Andate a fare in culo. Dovrebbe respawnare Andrea adesso. Però non capisco perché non sta filmando la telecamera. Schiaccia i tasti a caso. Buono. Fattura dell'ospedale per Andrea GopTV 0. Come? Perché non paghi un cazzo? Sei assicurato? Dov'è? Sono un privilegiato. Andrea, dove sei? Dove sei, Andrea? Comunque ci hanno fatto notare che per rianimarmi c'è bisogno del defibrillatore, ovviamente. Sì, ma io non posso filmare nulla, gettare Andrea. Gettare la videocamera nella macchina dell'estrazione video. No, ma in realtà mi sa che stai filmando in automatico, dai. Ah, dici? Questa qua è la macchina dell'estrazione video. Vai, render. Fai render, vai. Magari fosse così facile. Ma veramente? Fare i video. Ok, abbiamo il CD, mo? Dobbiamo upload-parlo nello Spook TV. Quindi di qua, giusto? Registrare. Ah, così, sto registrando. Ehi, vieni qua. Fatti vedere. No, ma questo è la vita. Non so come si... Ah, si può zoomare così. Meraviglioso. Ma sento la mia mano, che cazzo è? Adesso mettiti in ginocchio. Ha rifatto veramente il video. Andrea, ma mi stai dando un fastidio, taci. Sembra stare andando un po' oltre il video. Ma questo è un mondo nel mondo. Salve a tutti, ragazzi, benvenuti. Sì. Questa qua è la versione cringe di YouTube. 100 visualizzazioni. È una live. It's Andrea Coptiu. Ma è meraviglioso. Ma è una cosa bellissima sto gioco. Non c'è qualcuno che mi insulta come tutti i suoi video. Sì, non c'è alcuna differenza tra questa esperienza e l'esperienza che abbiamo fatto con i Ghost Fuckers. È esattamente identico. È letteralmente uguale. Manca solo Daxin, che io credo ci deve aggiungere. Sono zitto in questo momento. Ora no. C'è una luce. Adesso nemmeno. Ora neanche. È lampione. Siamo in Norvegia, ragazzi. Qua parlano così. Ma. Ok, ma volessimo potenziare. Tu filma. Ma no, Andrea, non ci vuole di rivedere tutto quanto morto, mi sa. Guardalo. Vabbè. Guarda la mia, che faccio in distanza. Sì. Andrea? Andrea? Ah, ora che c'è, chi è? Sei tu. Oh! Vio, è lui, cammina. L'audio sparato. Cammina allo stesso modo. È fuori di testa sta cosa. Ok, ma vai a dormire. No. Oddio, Andrea, Andrea! Che succede? È meraviglioso tutto ciò. Oh! Oh, salvare video, vai, salva video, vai. Okay. Video salvata sul desktop? Ah, ma si può veramente salvare? Sì. Caricare il video, vai. E dov'è caricare il video? Vabbè, il suo video l'ha ben salvato, vai a dormire, dai, ci sta il video dove mi vengo pompato dal tizio della birra. Mi dici di caricare video su Spook? Ma aspetta, ma devo caricare il video su SpookTube? L'abbiamo già messo, è quello là che questo qua che col disco. Ah, l'abbiamo già fatto, basta? Sì, dobbiamo dormire, vieni. Ah, La torcia così. Comunque il gioco dell'anno, ragazzi. Sì, effettivamente. Cioè, è finito col mostro che mi pompava. Lethal Company, ragazzi. Che cosa? Ormai è un ricordo.
Giorno 1 rimanenti, dobbiamo arrivare a Costa 8 euro comunque sto 3.000 gioco. visualizzazioni. Andrea, siamo riusciti a malapena a Ma farne. 500, ne avevate 500 di Sì, beh, a quanto pare non frega un cazzo nessuno di te e della tua salute. Sì. Stavolta registra tu, va. Mi Ok. raccomando. Vuoi fare l'intro? Non c'è bisogno di fare l'intro, non vai tranquillo. Comunque mi sa che registra solo quando premi lo, cioè il registrare sarebbe lo zoom quando te la metti Mi davanti, sta finendo la penso a batteria della quello. telecamera. Abbiamo 69 dollari, la Mao. Ma possiamo volendo comprare già Compra il qualcosa? defibrillato, compra il defibrillato, compra il defibrillato. Ordina. No, ed è che? Luci. No, sei tipo una Come flash. vedete, il nostro sta facendo acquisti. No. Acquisti importanti. Dove cazzo sei? Spaventolo. Cosa compri? Ma va a cagare. Scusi, Ma che mi lavoro fa lasci! per permettere? Che lavoro? Scusi, Mi lasci! scusi. Comunque è geniale sotto tutti i punti di vista. Che scena meravigliosa! Che scena meravigliosa alla quale avete assistito! Bravo il capa. Ordina il defibrilli? No, non lo faccio, ragazzi. Ci siamo. Andrea, sto per sconvolgerti la vita. Ma dove cazzo sei? Vai, dimmi cosa ne pensi, dimmi cosa stai per fare, vai. Stiamo per entrare in quella che sembrerebbe una struttura abbandonata, direi. Vai. Qua dentro succederà un Non merdaio. vedo alcun, non vedo alcun uomo lumaca, quindi. Filma qualcosa di spaventoso. Ma ci fa il selfie. Schiacci il tasto R. Buongiorno ragazzi, sto facendo un vlog di un quindicenne. Salve ragazzi, sono andato a tagliarmi i capelli. Che cazzo di vlog vedevi? Scusa. C'è qualcosa che cammina nel buio Io sento effettivamente un suono strano. Vogliamo scendere? però. Chiaro, la Faccio sensibilità del mouse non esiste. quella più morbida. Sì, dopo lo faccio. Adesso ho troppa paura. Vai, Ho troppa paura di sbagliare. Mi scendi. piace questo effetto seppia, un po' Non c'è nostalgico. l'effetto Sì, ma se urli di meno, perché IR. veramente prendo una ciabatta americana, quella da muro proprio per l'elettricità e ti ci pianto e ti ci carico. Che cazzo di suoni si è aperto qua? Ma stai filmando tu? Sì. Cosa c'è da dire? Vado. Non vi è un tubo. Non c'è. Attenzione! L'uomo lumaca! Lo vedo, ci sta fissando. Ah, guardalo Ci lì, sta guarda, fissando, vedete che filmalo, avevo filmalo, zoom. filmalo, filmalo. Zoom, bene, guarda E come con zoom, questo guardate. questa cosa in mano mi sento abbastanza. Mira, Mi sento inviato di guarda. striscia È questa roba lui, in mano. è lui. Staffelli, Mr. lo vado a Demon. tapirare? Vai, Porco due! Mi attenzione. lasci! Staccalo! Attenzione, questo è Stacca! Milano, Porco questo è due! Milano. Che sta Ah, facendo? scusate, scusi, che lavoro fa per permetterci. Che musica sta ascoltando? Tutto, su tutti i format, inutili, Che musica sta ascoltando, effettivamente? Mi si è scaricata la batteria. Buono. Guardalo, salve. ma guardalo, è un errore di Dio, guarda, è un problema. No, dai. Sento un altro suono io. Ma tu avresti con la telecamera avresti anche la torcia, non so se lo sai. Anzi, Sì, dammi la sì, tua sì. torcia, va. Allora, come si droppa? Entro, muoviti, G. Non lo fa, no, Q. Q, quel cazzo che è. Ok, 99% di batteria, tu dimmi. Ah, non l'ho mai registrato, ragazzi. Sono Mi infilo nel iniziato pertugio. a registrare. Lui Lo lascio da solo, tanto. Ma che cazzo è sto posto? Non mi piace star qua da solo. Non mi piace. Dov'è Andrea? Andrea! Dove cazzo è? Andrea! Spavento! Che cazzo! Oh! Cos'era? Sentivo qualcosa che mi stava respirando sulla Ma nuca scusa, da ma non un'ora! piaceva a me? Ma era un feto gigante. Ah, ci chiudono dentro. Ci chiudono Sì, ma dentro. Andrea, ti devi La muovere! situazione è aberrante. Ecco, sono solo di nuovo. Tengo paura al cinema. Eccolo! Ma è bellissimo! Beh, è un po' un aborto, però è bello. Dov'è andato? Dove si è? Cos'è sta roba? Ho Abbiamo solo 30%, un ora ci osso! manca ancora poco Ho girato. trovato un osso, provo a darglielo. Aspetta. Dai, dai. No, no, no! Ah! No, no, no!
Aiuto! Ma staccami! Aiuto! Guarda, guarda, guarda come devi prenderla. Cristo Gesù. Dov'è? È morto? Andrea? Ma dove cazzo è? Andrea? Andrea? Ecco il video della merda. Aiuto! Torniamo indietro, perché torniamo finito, indietro. Abbiamo finito il nastro, torniamo alla nave. Vabbè, ma che palle, ma, cioè, ma che cazzo di sistema è? Ok, avere più mi porto dietro un osso perché forse è un reperto di quello che abbiamo trovato. Per me il video sarà arte. Minchia, però il tuo volume è, il tuo volume è sbagliato completamente, sei fuori fase. Ah, c'è la stamina. Dai, dai, veloce, di qua, dovrebbe essere di qua. Dovrebbe. No, non è di qua, non è di qua. No, stiamo sbagliando, sì, sì. Andrea, no, non è di qua. Qua c'era la lumaca, qua c'era la lumaca, sì, sì, è qua. No, non è di qua. Cos'è sto orb nel cielo? Che diavolo è? È bellissimo. Cos'è? Sei tu? Andrea! Andrea, girati! Andrea! Andrea, attento! Ah, chi è? Non lo so. È un pusher. Gli lascio un osso. Che cazzo? Che brutto, mi fissa. Lo potresti, potresti con la luce. Non vedo. Oddio. Non c'ho la luce. No, non fa niente. Troviamo queste cazzo di scale. Dove sono le scale? Ma cosa cazzo è? Un problema. Andrea, ma te. Dov'è? Ma dove cazzo sei? Ma perché te ne vai così ogni due secondi? Ma dove cazzarola, sono finito. Ah, ok, sono tornato di qua. Ok. No, no, no. Non ho stamina, non ho stamina. L'ossigeno, ha anche l'ossigeno. Pure l'ossigeno dobbiamo valutare. Dov'è Andrea? Non vedo Andrea, io non vedo nulla. Ma è possibile mai che le torce siano durate un 5 secondi? Oh, non è che quello mi cerca, sta lì fisso. Guarda che guardate, non sta facendo nulla. Sto tornando indietro. Ma perché c'è sto orb qua che fluttua? Allora aspetta, perché io mi ricordo. Eravamo arrivati tipo da qui. Non è giusto, non è corretto. È giusto? No, stiamo tornando indietro, vedi? Sto tornando indietro. È una lanterna? Non è una lanterna, è una palla nel cielo. Ma si stanno muovendo o sbaglio? Ok, 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 ok. Ho un caldo addosso. Dove cazzo è sto ubriaco? Dove cazzo? Tiratemi fuori quello lì. Dove cazzo sta? Cioè è sparito completamente. Non torna neanche a prendermi. Io non so dove sto andando. Dai, corri! Questo è un... Che succede? Sono svenuto. Che è successo? Quello era un tronco umano. Sono morto. Ah, sei morto? Certo, io devo pagare $7 per la fattura d'ospedale. Quello lì un cazzo. Vieni. Quello lì zero. Vediamo com'è venuto. Andrea sta ridendo e godendo come un riccio. Vediamo com'è venuto il video. Vabbè, ma spero ci diano qualcosa. Dove cazzo devo andare? Vieni, vieni. Girati. Ciao. Ho fatto il video l'ho fatto. Ma io ti sento al contrario, scusa un secondo. Come ti sento al contrario? Cazzo vuol dire ti sento? Ecco perché avevo le cuffie al contrario. Ti sentivo sulla destra anziché sulla sinistra. Sì, tu avresti con la telecamera avresti anche la torcia, non so se lo sai. Sì, sì, sì. Anzi, dammi la tua torcia, va? Ma da qua hai ripreso? Allora, come si droppa? Sì, okay. Sì. 99%. Ah, non ho registrato, ragazzi. Sto iniziando a registrare da adesso. Incredibile. Lui è il classico Maranza di quartiere. Scusi.
Non farti prendere dalla chiocciola. Ma morto. Che cazzo? Oh! Cos'era? Ah, ci chiudono dentro, ci chiudono dentro. Mi domando se Dino dentro. Si stia divertendo. La situazione è aberrante. Eccolo! Quante visualizzazioni stiamo... Sì, ma l'audio è sbagliato però di sto gioco. Scusatemi, mi sta spaccando. Prendo un'altra torcia. Abbiamo solo 30% ancora. Ci manca un osso. Poco girato, eh. Ho trovato un osso, provo a darglielo. Aspetta. Daglielo. Aiuto, ragazzi! Ma è bellissimo il fatto che spezzetti il video nei momenti più di clou. Guarda come riprendo la situazione. Minuto per minuto. Spielberg. Real TV. Attenzione, crogiolati nella fama. Mi stanno inseguendo. Ah, col selfie posso fare. Prende quella ragazza che va in giro per New York cercando molestie. Cercando molestie. Ecco, il video verrà una merda. Aiuto! Bellissimo finale. $125 per 800 visualizzazioni. Non pagano mai così. Allora, aspetta che dobbiamo migliorare il nostro equipaggiamento. Qua serve altro. Negozio chiuso. Ma come? Ma ce l'hanno con noi. Andiamo a dormire, Andrea. Perché il negozio è chiuso? Non lo so, il negozio è chiuso e io non ho più neanche la telecamera. Che tu sei morto. Ma tu ce l'hai la telecamera? No, l'ho messa dentro il computer, ce la ridanno il giorno dopo. Ma cresco. Guarda, mio quel letto. Dovrebbe essere possibile abbassare l'audio degli altri player nel menu. Sì, adesso lo faccio, ragazzi, perché è veramente fastidiosissimo. No, ma non è il problema l'audio dei player, il problema è l'audio dei video che facciamo. Ma questo è l'ultimo giorno per fare le visual. Dobbiamo arrivare a un botto di visual, sennò probabilmente ci licenziano come in Lethal Company. Ah, questo mi piace. Allora, fatemi abbassare. Andiamo nelle... Oh, la pace dei sensi, ragazzi. Sentite che meraviglia. Dino, rispondi. Oggi si gioca a Minecraft. Stiamo giocando a Minecraft? Ti sei risposto da solo. Perfetto. Parla, Andrea. Sa. Lo tengo a 69 perché secondo me... Mi piace. Okay. Andiamo a fare l'intro davanti al green screen. Magari facciamo più video. Ah, perché dici che va studiata proprio così? Sì, incredibile. Sì. Incredibile. Allora aspetta che mettiamo uno sfondo. Mettiamo uno sfondo che abbia senso di esistere, qualcosa di secondo me idoneo. Breaking news, beh, potrebbe starci. Breaking news, TGD. Lo spazio, le profondità dello spazio, guarda che meraviglia. Guarda che meraviglia. Tra l'altro l'immagine a 720. Devo fare io l'intro, ti dovresti avvicinare a sto punto. No, sto zoomando. Le profondità dello spazio come le recondite profondità dell'infinito che ci aspetta al di là di quella soglia d'acciaio. Ragazzi, stasera scopriremo l'ignoto. Venite con me. Questa è un intro. Vaffanculo. Questa è un intro. Non le cagate. Ciao, io ragazzi. Ma che cazzo volete? Questa è un intro. Ma che cazzo volete? Vai, muoviti. Quel cazzo di bottone. Fatto. Spero tu hai registrato, vero? Non risponde il tossico qui. Cos'è che hai detto? Hai registrato? Certo, ho registrato. Cioè, siamo in un altro posto. Vai. Un piccolo passo per un uomo. Allora, adesso tu mi devi stare dietro al culo e devi seguire tutti i miei passi, perché sennò... Quindi iniziamo scendendo. Controllando che non ci sia destra e sinistra pericolo e entità di alcun tipo. Di là forse, però di là c'è una, di là c'è qualcosa. Segui, esploriamo prima il primo piano. Vediamo un po' cosa c'è nel primo piano. Vai, sono d'accordo. Il niente assoluto. Nulla, non si vede. Ho paura. No, non c'è nulla, stiamo solo perdendo tempo. Torniamo indietro, dai, perché non abbiamo tempo purtroppo. 3000 visual non le stiamo macinando qui. Vogliamo far partire un limone tattico, Andrea? Vogliamo far discutere del nostro, della nostra sessualità? Che quello tira molto su internet. O quello o una pallonata sull'inguine, che quello fa ridere. Sento un suono che non è umano. Vabbè, vado. Fino a locali spaventoso. Beh, un limone. Allora. E fin qua.
Mi sembra abbastanza tutto dritto. Porta a sinistra. Andrea! Andrea! Che schifo! Che spunta, spunta! Mamma mia! Vattene, 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 vattene! Allora, con calma. Con calma, ce l'ha con me, ce l'ha con me. Ce l'ha con me. Ok, ok. Sono intrappolato nella sua ragnatela. Ce n'è un altro. Ce n'è... Addio. Non venire qua. No, 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 no. Andrea. Aiuto. Andrea, fatti il selfie, fatti il selfie. Aiuto. Lo stanno ingroppando in due. Aiuto. Meraviglia. È morto? Andrea. Lancia la telecamera, passami la telecamera. È morto. Cazzo, cazzo. No, no. Sono incastrato. Sono incastrato. Sono incastroso. Ok. 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 Aia. Aia. Ma che cazzo succede? Che è successo? Avevamo perso il video, era un video bellissimo, cazzo. Allora, nuova regola, Andrea. Quando uno di noi viene colpito e viene preso, l'algoritmo devi stare zitto. Non me ne frega un cazzo. Sì, TikTok. Quando TikTok. Uno di noi viene preso, l'altro deve gettare la telecamera o si fa il selfie. Va bene? Va bene? Okay. Va bene. A questo punto il camera me lo faccio la io. La telecamera è più importante di no. Sei tu lo showman. Vabbè, non è come Lethal Company, non c'è una fine violenta, però... Devo dire che effettivamente mi aspettavo qualcosa di meglio. È proprio il terrore psicologico. Allora, torcia. Terrore psicologico, venire cancellati dalla... Oh, la telecamera, dalla me, va. Aspetta che prendo una torcia. Ma no, ma l'intro devi farla tu. Io non so farla. No, la faccio io l'intro. Vai, vai. No, la faccio io l'intro, dammi la telecamera. Cosa sei disposto a fare? Ecco, già sprechiamo i bit nel... La telecamera. Porca puttana, dammi la cazzo di telecamera. Oh, ma io non lo so. Di fare rec, so io come fare rec. Mettiti dietro di me. Dall'altro lato, dietro di me. Mettiti dietro di me. Ah, è deficit, bro. Qua. Eccoci qua. Attenzione, guardate chi è che c'è con me. Sbuca fuori. Oh, niente, è tardo, ragazzi. Non ce la fa proprio. Non so cosa dire. Dobbiamo riprendere roba spaventosa, ricordo. Ok, ci sei, sei pronto. Sei positivo? Cosa pensi che potrà accadere? Molto positivo. Molto positivo, molto positivo. Buono, mi fa molto un merdaio. Oh, la frase caratteristica. 81% di film rimasto. Fate voi. Tu devi guardare la percentuale di film rimasto, Andrea. Devi cogliere un jumpscare. Bisogna cogliere il jumpscare. Allora, riprendi solo quando ci sono i mostri. È certo. Riprendo solo quando abbiamo qualcosa da filmare, effettivamente. Così guardo se dietro di me c'è qualcuno. Che cazzo? Mi hai picchiato? Sì. Questo era da riprendere. Già, stamina si può filmare. Che diavolo è questo posto? L'ho visto solo tre volte. Scendiamo giù, va? Una squadra vincente non si cambia, ragazzi. Allora, tu hai la torcia, punta la torcia davanti a te. Ok, vai, vado con la torcia, vado in alla scoperta. Si vede un cazzo, non si vede. Io continuo tra l'altro a sentire il suono di qualcosa che ci svirgola alle spalle. Mamma mia, è da vomito. Non è dietro di me, vero? No. Ma devo stare con la telecamera in mano tutto il tempo. Cioè, chi c'ha la telecamera in mano deve stare con la telecamera in mano. Mi piace di prendere. Fossi in grado. Ora colpi uno skull, guarda. Eh? Ora colpi un teschio. Riprendimi, vai. Aspetta. Sembra. Non è un teschio umano. Quello sembra il teschio di mia nonna. Procediamo. Essere o non essere. È questo il problema. Vabbè. Ma la strada la stai tenendo d'occhio la strada. Niente, stiamo perdendo tempo. Deve perdere tempo. No, no. Attenzione, dietro gli angoli si nascondono, eh? Aha. Che cazzo è sto suono? Io non so dove stiamo andando, Andrea. Qua c'è una porta, andiamo di qua. Ho 38% di film rimasto, non abbiamo filmato nulla. Ovviamente la telecamera la prendo in mano io. Stai filmando, porco giunta. E non sta succedendo un cazzo. Mi pareva giusto. L'orb, questo è terrificante, lo registro. Ok, registrato. È che soltanto quando registro c'è la... Stiamo tornando su, ma davvero? Ah. L'altro mondo.
Vedi qua. Fermo, c'è qualcosa. Che schifo! Aiuto! Che? T'ha preso? Dove sei? Andrea! Sono rimasto da solo nell'oscurità. Non ho mai avuto così paura in vita mia. Credo che potrò farcela, soltanto grazie alla fede che mi è rimasta. Credo di dover tornare a casa. Ok, ho finito completamente il naso. Devo tornare su, ragazzi. Allora, adesso torniamo su. Perché l'unica roba che possiamo fare è tornare su in questo momento, dato che non ho più nastro per registrare. Il problema qual è? Che io mi sento vulnerabile. E l'ossigeno no, l'ossigeno ce l'ho. Come... dove cazzo sono? C'è un pertugio. Seguo il pertugio. Ti prego, dimmi che sto andando a casa. Non so se sia la strada giusta, ragazzi. Allora è tutto col... casa! Ok, forse ci sono. Non voglio girarmi. C'è l'orbe là in alto. E il gioco comunque... Di per sé il gioco ha un'idea geniale. Ci sono un po' di problemi nell'esecuzione. C'è una zanzara davanti al monitor. Per prenderla ora io le tirerò un pugno e sfonderò 400 euro di monitor. Dietro di me non c'è nessuno. Ho vinto. Ah, corri. No, tranquilli ragazzi. Ho il pieno controllo della situazione. Eccoci qua. Per un attimo ho avuto il terrore che dietro di me ci fosse qualcosa. A posto. Secondo me... un 500 visualizzazioni le faccia. Troppo poco, ma qualcosa. E che cazzo. Ma perché io non pago l'ospedale? Eh? Perché non ne vali la pena. Perché non ne vali la pena, Andrea. Non ne vali la pena. Però voglio fare io la regia. Cosa sei disposto a fare per darmi la Già sprechiamo la telecamera. Eccoci qua. Attenzione, guardate chi è che c'è con me. Sbuca fuori. Oh, ok, ci sei. Sei pronto. Sei positivo. Cosa pensi che potrà accadere? Molto positivo. Buono. Un merdaio. Oh. Che diavolo è questo posto? L'ho Io visto credo soltanto. Che Andrea con TV sia comunque, molto buono. Però ragazzi, avete idea della genialità? Perché questi video tu te li salva sul tuo computer. Quindi immaginati quanto può essere intelligente questo gioco. La telecamera in mano tutto il tempo. Cioè chi c'ha la telecamera in mano deve stare con la telecamera in mano. Cioè è veramente geniale. Ma fossi in grado. Ora colpi uno school, guarda. Dopo Andrea, dopo sai cosa facciamo? Li mettiamo tutti insieme e li mettiamo su YouTube. Sembra il teschio di mia nonna. Uccidiamo. Nascondo. Bellissimo. Che cazzo è sto suono? Hai salvato l'altro video? Te lo sei salvato? Dove stiamo andando, Andrea? Qua c'è una porta. Guarda come reagiscono. Uno skull umano. Fermo, c'è qualcosa. Sta zitto. Che schifo. Aiuto. Mi ha rapito quella roba, lo sai. Che? T'ha preso? Dove sei? Ma tu stai rispondendo a me che sto parlando nel video, ti rendi conto, vero? Lo so. Sono rimasto da solo nell'oscurità. Non ho mai avuto così paura in vita mia. Credo che potrò farcela, soltanto grazie alla fede che mi è rimasta. Perfetto. Credo di dover tornare a casa. Buono, salvare video assolutamente. Caricato. Abbiamo fatto 846 visual. Grazie alla mia regia. Grazie alla mia regia. Posso farla io? Non la devi fare tu perché non sei capace. No, voglio farla io. Se non mi fai guadagnare almeno 1000 visual, mi incazzo. Ma abbiamo $127. Con $127, ma levati. Come un odio, devo andare a dormire. Per forza? Ah, che stronzata. Vabbè. Sì. Con 120. Quell'umacoide lì non mi ha ucciso, mi ha rapito, mi ha portato nella sua tana. Ah, perfetto. Allora, fammi cambiare faccia, serve un volto amichevole per l'internet. Allora, aspetta. È geniale sto gioco, ragazzi. È geniale, sì. Geniale. Ah, più di così non si può, perfetto. Questo fa capire come basta veramente un'idea smart e fresh per fare un gioco carino. Ma alla fine sta tutto lì. Oh, questa è la mia nuova faccia. Bello, come sei morto. Guarda la live, Andrea.
No, mettiti sul letto. Sono proprio morto. Sono morto no, mettiti sul letto. Mettiti sul letto. Lo so. Alleluia. Ah, che meraviglia. Anch'io dormo così nella vita vera. Basta, hai fatta? Abbiamo no, dormito? Dormi, dormi. Ma se ti tiri su, angosciato. Ah. Sì, sì, Gesù, è Gesù. Un giorno rimanente. Un giorno rimanente, vai, vai. Possiamo comprare qualcosina, vai a vedere. $127, penso che almeno un ciak si gira. Vabbè, pigliala tu sta cazzo di telecamera. No, io prenderei una... Facciamo anche l'intro come prima. Io ma prendere... un'altra telecamera non si può prendere. No, telecamera, allora, medico, defibrillatore, gadget. Defibrillatore quanto costa? 300, mica. Gadget, il clapper. Reporter mic. Sound player, questo devo capire che cazzo faccio. Questo è da giocare con tante persone, perché uno fa il microfono, uno fa... Sì, sì, ci vuole questo... tutta la troupe, assolutamente. Sì, questo è da fare con la troupe. Questi sono le gesture, che io eviterei francamente per adesso, anche perché costano abbastanza. Ma sono... cioè, una volta che le compro ce le ho? O le posso usare solo una volta? Ma perché non ti metti le mani nel culo e non ti guardi il monitor quando hai te? Sembra che stiamo ordinando al Mac. È quello del Mac. Long flashlight. Ma tanto non abbiamo soldi per far nulla, Andrea. Dobbiamo andare giù e basta. Fine. Vabbè, andiamo a fare l'intro. Vai, green screen, dai. Ah, sono sfruttato, ragazzi. Vengo sfruttato. Scegli uno sfondo sincero. Detto ciò, mi raccomando, zoom, non è che mi lasci, mi prendi i piedi, non tagliarmi la testa, per favore, che i capelli li ho fatti da poco. Che cos'è? No, non guardare. La foresta? Voglio vederli tutti, aspetta. Ma non c'erano questi, sono diversi. Adesso c'è una mia immagine a caso. Che cazzo è successo lì? Lì è dove mi sono sposato. Qui è dove ho divorziato. Ma che bello. Questo, ma fa schifo, fa cagare il cazzo. Oh, il treno. Il treno, ci siamo. Allora, aspetta che zoomo. Ci sei? Entro via, oggi però. Via. Cogliete l'opportunità al volo, bestiacci. Come un treno in corsa, il vostro scopo nella vita è carpe diem. Quindi oggi andiamo là, nelle profondità dell'oscuro, e portiamo a casa la pagnotta. Altra intro eccezionale, ma che cazzo è, ma è allucinante. Mi raccomando, durante la regia alterna con prima e seconda telecamera, Con R si fa, sì. Con R si fa. Con stiamo scendendo tutti idioti. Stai già sprecando il video, vero? Tu in alto a destra hai il tempo del video. Tu non mi stai rispondendo. No, ci avevamo ancora 81% di... Bene, abbiamo già sprecato un botto per il video, capisci? Per fare le intro del cazzo. Che non va fatta. Eccolo là. Ma come cazzo fa? Questo non è in grado. Non riesce a coordinare il suo corpo. È da quando è nato che ha problemi. Ci sei? Vai. Filma ogni tanto quello che sta succedendo. Tipo, scendo le scale. Mi filmo mentre scendo le scale. Non correre! Come non correre? Che cazzo stai facendo? Dai, muoviti, minchia! Questa luce non c'era prima. Andrea, filma! Chi c'è? Ah, sembrano dei raggi laser. Ci passerò attraverso. Cioè, ci passerò sotto. Ma non posso... Ma abbassarmi più di così non posso. Salto! E mo' è svenuto? È morto! Rispondi! Ma è morto! Ragazzi, è morto! Vabbè, vado dall'altro lato. Vedrei, cambio regia. Oh, dai, sfruttiamo sto video. Non sta registrando. Non ha ancora capito che quando registra si accende la luce. Ma cosa succede con il laser, secondo voi? Non sta registrando. No, ho paura di... Ma lo tocchi per forza il laser, no, è una stronzata. No, per me muore all'istante. Ma l'hai appena visto che muori all'istante, no, se tocchi il laser? È entrato, è uscito da qualche parte, scusa. Ma uno dice, beh, almeno il mio sacrificio non è vano, invece no. La situazione si fa molto molto dura. Voglio riprendere il cadavere del mio compagno, magari ci fa visual. Il dramma va sempre visual. Il mio compagno è morto lì e io non so che fare. Si è ripreso in fascia per dire morto. Secondo me tu sei morto perché hai toccato il laser all'istante. Ma dai! Ma è geniale!
secondo me. Ma non mi stava filmando. No, la Paola spacca, ragazzi, la Paola spacca. Figa, fallo. Vado. No, ho paura. Vai, Dio Bono, vai. Però mi serve l'unico e l'unica. Vabbè, torno su. Ho capito. Almeno ci rimane il video. Sto tornando su perché sono un codardo, sono un vigliacco e però almeno salvo il video. Ma cosa serve salvare il video se non abbiamo fatto manco un soldo, non è successo comunque niente? Comunque il film è finito perché manca il 34% ed è praticamente un video di soli miei selfie e sono molto orgoglioso di questo. È inciampato per farsi... Mamma mia, Cristo di... Dai, ce l'ho fatta ragazzi, ce l'ho fatta. Arrivederci. Non si può giocare così. I migliori vincono sempre. Si può giocare così. Ora spero che la capsula si depressurizzi e lui esploda. 200.000 visual, sì, perché sono convinto che non sono pressione. Un cazzo, però fanno visual, sì. Mi sento male, vai da un dottore, per favore. $13 per la mia... Per la mia bolletta, per la mia fattura. Vai. Oh... Dai, 2000 visual, vai. Ma non va a 2000 visual sta merdata qui. Comunque andiamo a dormire direttamente, che io devo rivedere sto via, schifo. Via. Top. Togliete l'opportunità. Guarda, hai filmato per terra. Corsa il vostro scopo nella vita è carpe diem. Quindi oggi non è capace. Profondità dello 30 visualizzazioni. Io ne avevo già fatto il doppio questo. No, si sa. Con R. Stiamo scendendo, brutti idioti. Oh, chi guarda, c'è? Guarda, guarda lì sotto. Ah, che ci passerò attraverso, che ci passerò sotto. Occhio, occhio. È lì, papà. Ma passiamo di un po' adesso. E mo è svenuto. Guarda che dicono con la voce da radio, grazie. Rispondi. Eh sì, perché non aveva un microfono. Ragazzi, è morto. La situazione si fa molto, molto dura. Voglio riprendere il cadavere del mio compagno, magari gioco. Ci fa visual. Il dramma va sempre visual. Il mio compagno è morto lì. Posso bannare io? Io non so che fare. Sto tornando su perché sono un codardo, sono un vigliacco e però almeno salvo il video. Comunque il film è finito perché manca il 34% ed è praticamente un video di soli miei selfie. Sono molto orgoglioso di questo. Aia. Bellissimo. Non ho neanche intenzione di salvarlo, guarda sta merda. Bellissimo. Incredibile. Ma che capolavoro? Ma non dategli corda, per favore. Ma perché sei morto? No, vai a dormire vai a dormire completamente dall'altra parte della stanza, per favore. Ah, mi dico io. Devi proprio volergli bene, ma insomma, sto imparando a non farlo più. Ok, ultimo giorno dobbiamo fare a 3000 visual. È impossibile sto gioco. No, adesso spanchiamo, facciamo il video del secolo. Aspettami, piglio la torcia, c'è la torcia non c'è. Ah, quindi ci danno ne la torcia. Due, vai. Ne prende. No, dammene una che non si sa mai, per favore, se dobbiamo tornare su. Grazie. Adesso. L'intro la facciamo mentre sia nella capsula, una roba veloce. Non abbiamo molto tempo. Bravo, bravo. Vai, schiaccia lì. Schiaccia il tasto. 3, 2, 1. Ci siamo, andiamo giù. Sarà facile. Questo è lui, questo sono io. Ci siamo. Oh, e questa è l'intro velocissima, perfetto. Allora? Ma non hai schiacciato il tasto? Eh no. 95% di film rimanente. Questo vuol dire. Sì, se compriamo il microfono. Sono incastrato. Sono incastrato. Video, avranno più qualità, lo so. Dopo lo compriamo. Ok. Perfetto. Vai. Stiamo entrando all'interno della struttura e lo stiamo facendo di corsa perché il tempo non è dei nostri. E questo è uno, perfetto. Una clip, ci siamo. Non correre. Vai, mi raccomando, mettiti davanti, a favore di camera. Tieni in mano la torcia, non si vede nulla con la torcia in mano, senza non hai la torcia in mano. Oh, eccola. Ah, guarda cosa c'è qua. Aspetta, arrivo, aspetta, filma. Ho trovato... Cos'è? La morte, che fa parte della vita, è un osso umano. Ma cosa mi copi? Vai avanti. Umano. Non è detto che sia umano, comunque, può essere di un cane. Ok, procedi. Io guarda, sento dei suoni, guarda. Sento dei cazzo di suoni. Delle scale. L'orb. Filmerò tutti gli orb che vedo. Qua non c'è niente. Dove ci condurrà questo luogo? Dai, vai, muoviti, veloce. Di non più. Stamina, non vedo un cazzo. Ah!
Che cazzo è stato? Mi spinge, non so cos'è. Aiuto, uomo banana. Ah, e sono morto di nuovo. Ma che cazzo è? È un manesco. Ti prego, prendi la telecamera. Prendi la telecamera. Prendi la telecamera, vai a prendere la telecamera. Posso farcela. Dai, ce la puoi fare, ce la puoi fare. Vai a prendere la telecamera. Perché muoio sempre io? Ma questo... Muoviti, vattene. Ok. Il mio compagno è morto. Ma lo sanno, lo sanno, è già successo. Vai avanti. È morto, devo riprenderlo. Quanto tempo ha della telecamera? Ma poi continua a crepare per colpa sua. Dov'è? Io so che l'hai ripreso tu, però non puoi parlare, quindi non puoi rispondere. È dietro di te. Lo sento ridere. Non sta filmando. Dove dovrebbe filmare, non filma. Eccolo. Oh. Ecco, perfetto. 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 Aspetta. Ah, sei morto? Incredibile, eh? Volevo riprendere. Con questa voce sembra la pubblicità della lavazza. Sarebbe stato un video viralissimo. Che cazzo ti gridi? Sembra la pubblicità della lavazza, che quando muoiono Bonolis e Laurenti si incontrano in paradiso. È la stessa roba. Very few people ever subscribed. No one like your video. Ma vabbè, è distruttiva sta cosa. Il resto della tua vita è mediocre. Quando realizzi che è soltanto un brutto sogno, come? Ah. Oh, in realtà siamo degli streamer affermati. Vai. Voglio ritrovarlo quell'ecce. Sì, però che ore sono? Quanto costa il microfono? 38. Andrea, ma non abbiamo soldi per il microfono. Vabbè, allora vai, dai. Allora, adesso, per l'amor del cielo, facciamo... Raccogliamo tutte le torce, vai, raccogliele tutte. No, ma perché raccogliere tutte le torce? Allora, l'intro a quanto pare ci fa fare visual, quindi approfittiamole. L'intro qua ci può stare. Ah, si zooma con la rotellina. Lo so che si zooma con la rotellina, c'è scritto. Oh, eccola qui, Dubai. Vai. Aspetta, 3, 2, 1, via. Sono qui per introdurti nel mondo del paranormale. Queste sono vere intro, quelle che lasciano segno. Quindi. Vabbè, abbiamo già sprecato il 10% del filmato per sta roba, dove ha ripetuto due volte il paranormale e ha preso un respiro che è durato 3 secondi. Sono qui per dirvi. Abbiamo già perso tutto. Ok, ci siamo, fermi. Adesso voglio ritrovarlo quello col coltello. Come dici? Stai cercando vendetta? Sì. Anch'io. Sì. Allora, siamo pronti tutti. Dietro di me c'è un maniaco che continua a seguirmi. Ma documenterò tutto, ragazzi. Eccolo, è lui. Salve. Andrea top attore? Sì, ragazzi. Pensate che prima di Twitch si era dato al porno. 78% del rimasto. Di Andrea, proprio. Top, due rimasti. Aspetta un attimo che... Ma dove sei? Bene. Bene. Ok. La superficie... Anzi, lo dico in video che fa più effetto, va? La superficie di questo luogo sembra come ricoperta da tele di ragnatela. È come erosa dal tempo. Orco, due, il piede. Eccolo! Dietro, sono due! Sono tre! Tocco... Buon Dio! È una scena raccapricciante! Via, vai via! Ok, vattene! Torna su! Abbiamo il 59%! Dici che è sufficiente! Li sto filmando! Cosa sono queste mostruosità? Eccolo! Però le lumache pensavo fossero più lente. Che? C'è qualcosa dietro di noi? No, eh? No. Vai, torna su. Riprendimi, voglio dire la mia sulla pressione. Ma io allora, sacrificati Andrea, sacrificati, fidati che questo ci fa fare visual. Sì, vai. Eccolo qui. Vai. Guardate che scena. È incredibile. Perfetto. Ci siamo, ragazzi, ho tutto sotto controllo, tranquilli. Buon Dio. È una creatura... Cazzo, c'ho... Cosa? Oddio, sono dietro di me!
È dietro di me, è dietro di me! Eccolo, eccolo, eccolo. 14% di fil rimasto. Ci sono, è fatta, è fatta, è fatta, è fatta. Grazie, per favore iscrivetevi al canale. Fatemi diventare ricco. Ok, a posto, a posto, è posto. Boom, e ci siamo, il film dell'anno, ragazzi. Il film dell'anno. Il film dell'anno. Ci siamo. Eh? Io convengo sempre che mi sacrifico, non pago. A me conviene morire, rendetevi conto. Piuttosto... Ah no, hai ragione, che pirla. Piuttosto che trovare un lavoro... Beh, mi ammazzo sempre che io ti avviso. Canestro, wow. Questo, ragazzi, è il film dell'anno, quindi... Scusami! Madonna! Che cazzo succede? Ti ho tirato un braccio sul collo, il tuo personaggio ha fatto così. Mi hai tirato un coppino, mi hai tirato... Vai, vai, voglio vederlo tutto. Sono qui per introdurti nel mondo del paranormale. E qua farei un taglio direttamente nel momento in cui muori. Sono vere intro, quelle che lasciano segni, quindi... Per me come dici? Stai cercando vendetta? Sì, 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 sì. Anch'io. Dietro di me c'è un maniaco che continua a seguirmi. Sì, sì, è arte. Ma documenterò tutto, ragazzi. Eccolo, è lui. La superficie di questo luogo sembra come ricoperta da teli di ragnatela. È bellissimo. Eccolo! Dietro, sono due! Sono tre! Buon Dio! È una scena raccapricciante! Guarda i like, guarda i like, guarda i like! Dici che è sufficiente! Li sto filmando, li sto filmando! Cosa sono queste mostruosità? Eccolo! Però le maga pensavo fosse sacrificati, Andrea, sacrificati, fidati, ridono pure loro. Like. Eccolo qui, eccolo qui. Vai. Guardate che scena, è incredibile. Perfetto, basta, andate. Perfetto. Ci siamo, ragazzi, ho tutto sotto controllo, tranquilli. Mi piace questo gigolo con la testa. Abbassa. Cazzo, c'ho. Cosa? Oddio, sono dietro di me. Qualcuno, qualcuno ha scritto vorrei avere degli amici. Siamo a 1000 visual. Siamo a 1000 visual. È dietro di me, è dietro di me. No, ma ci dà anche di più. Guarda. Eccolo, eccolo, eccolo. Mamma eccolo. 14% di fil rimasto. Ci sono. È fatta. Nel senso. È fatta. È fatta. È fatta. Questo è perfetto, lo voglio. Grazie, per favore iscrivetevi al canale. Fatemi diventare ricco. Mamma mia, perfetto, ragazzi. Mamma perfetto. Mia. Questo. Salviamo assolutamente il video. Avrò un testo pieno di roba. Buono, è andato. Che figata, guarda la in chat che stanno esattamente scrivendo quello che accade nel gioco. È un po' critico, devo dire. Che stai dicendo? Sei un pazzo. Ah, intendi dire che la nostra chat è esattamente identica a quella del video? Sì. Ah, 1000 visual. Dai, 1066. Altri due video con la telecamera guarda. Nella mia mano. Nulla può fermare. Sempre perché conviene farmi morire. 160 monete, quindi direi che un microfono potrebbe starci, Andrea, per migliorare le nostre prestazioni video. Luci, gadget, gesture. No, penso sia su vario. Mi dai la tua torcia. Ma beh, ce n'è un'altra. Ma l'hai persa l'altra? No, sono finito. Sì, sono morto. Certo, figurati, mi sembrava ovvio. Allora, reporter mic. Il microfono da reporter è eccezionale. Boom mic. No, ma questo è troppo. No, boom mic, che cazzo sarebbe? E l'asta del microfono. Cioè, il gelato e l'asta. Il clapper, ma c'è il reporter mic, costa uno. Prendi il gelato, 50. Ok, questo, entra nella campana, subacqueo, emergi. Dov'è? Ecco, col dove drone di Amazon. Ma wow. Prendo io il microfono. Andrea, teoricamente... Staffelli, posso fare proprio un reporter. Oh, ma è meraviglioso. È incredibile. Sei pronto? Sì. Lei è pronto per documentare il tutto per tutto. Ah, anche lui. No, che figata, guarda, posso dare. Ma è allucinante. Aspetta che ecco il microfono in bocca, è meraviglioso. Se ne vada. Ecco, se ne vada. La lecco. Puoi veramente fare come Staffelli adesso. La microfonata in faccia e via. Fabio Mingo, sì, striscia la notizia. Eccoci qua. Aspetta. Fai un intro alla Bear Grylls. Presentabile. Vai, riprendi. Non ho più la telecamera. Ah, eccoci. Oggi andremo in un posto molto molto troppo oscuro, lento, Andrea, troppo lento. Via. Ci metti troppo. Non hai tempi radiofonici. 84%. Vuol dire qualcosa? Ma è inutile dirlo se non stiamo registrando. Perdiamo solo il nostro tempo. Ma ha una batteria col microfono? Non credo.
Aspetta che ti faccio un'entrata, una ripresa mentre stai scendendo. Vai, vai, vai. 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 Buongiorno. No, non hai capito, tu devi andare avanti, cioè devi sempre stare al centro d'attenzione. Vabbè, guarda, va. C'è il microfono. Ma porca di... ovviamente non ha la luce in mano, non si vede un cazzo perché non ha la luce in mano. Vai, vai. Dimmi dove fare una scena col microfono. Dimmi dove fare una scena. Ma la scena col microfono, il microfono si utilizza quando dovremo andare a intervistare le creature che ci vogliono pompare. Non so perché, ma sento che sta per accadere il fattaccio. Dietro di me il mio fidato compagno di disavventura. Quel reporter tipo in Talandia che gli vola la falena in bocca. Quel reporter a cui gli vola la falena in bocca. Scusa, ripetilo. Aspetta, aspetta. I see fly in my mouth. Perfetto. Non c'è motivo, non c'è alcun jumpscare qui, stiamo perdendo solo tempo. Non c'è niente di spaventoso e ci stiamo perdendo. Vai, 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 vai avanti. Delle gabbie. Cos'è da dire? C'ho il microfono puntato verso di te, di qualcosa. Ma Andrea, ma non devi puntarlo verso di me, devi puntarlo verso le bestie per chiedergli cosa ne pensano della nostra carne. Scendo giù di qua, eh. Sto scendendo, ma sei con me dietro di me, sì? Sì, sì. Vedo un ca. Non si vede niente, non si vede. Non sprecare telecamera. Abbiamo il 36%. Ma pochissimo. Shh, zitto! Che è sto suono? Vedi qua, vai di qua, vai. Stanno tirando lo sciacquone. Cazzo è sto suono? Lo senti? O sono pazzo io? Sì, lo sento. Ma vogliamo usare... Vuoi stare davanti tu che c'è la... Vai. Bravo. Se ti muovi, tu devi guidare. Sono di qua, vai, seguimi. Avvisami quando stai riprendendo. Sì, ma non c'è niente adesso da riprendere. Di qua? Ok, mi è finita la torcia. È un triplo doppio lavoro. Ma non c'è un cazzo. Ma non c'è un cazzo. Non sta succedendo. Non ci sono mostri, quindi pensiamo che i mostri siamo noi. Abbiamo il 29%. No, non c'è nulla. Ho paura. Ho paura perché quando dico. Dove cazzo sei? Come dove cazzo sei? Dove cazzo sei tu? Andrea? Sei là, ti vedo. Entro nell'oscurità. Non c'è nulla. C'è un hangar gigante. Non c'è niente, c'è solo un hangar gigante. Allora, Andrea, di qualcosa. No, non sono realmente io. Ah, perfetto. Me le becco. Ma la vedi la faccia che c'è sul muro? Sì. Attenzione, jumpscare. No, ho provato. Mi sudano le orecchie. Cosa ne pensi? Prendi la telecamera. Scusi, cosa ne pensa della fame nel mondo? Eccola qua la telecamera. Non filmarlo, se lo filmi ti uccide. È sensibile alla luce. È lì. Lo sto riprendendo, però non riuscire mai a tornare indietro. Mille visualizzazioni buttate nel cesso. Mansueto, sostanzialmente. È sensibile alla luce. Minchia. Aspetta. Wow, quello era un carpiato, ragazzi. Era mansueto. Me ne vado. Di qua, me ne vado. È bellissimo. Vado. C'era un'altra bestia dall'altra parte. Uscirò con la nave. Spero stia registrando. Secondo me sì. Vai, ancora dietro di te, ce la puoi fare. Sì, mi ricordo. L'ossigeno sta finendo, a metà ossigeno. Mi riprendo un attimo. Allora, no, questo era prima, diciamo. Sì, ma sta sbagliando qua, completamente la direzione. La discesa, ma sì, non c'entra niente. Sì, guarda la memoria fotografica. Non c'entra niente. Vabbè. Guarda come cazzo scende le scale, come nella vita vera. Ce l'ho dietro, porco. Lui te ho visto un'ombra, la torcia è scarica. La torcia è scarica. Di qua. Ma non ha dietro nessuno, sta impazzendo la solitudine, ragazzi. 100% che schiatta. Cazzo c'ho dietro? Ma è una persona molto... ha molta fortuna. Si vede un cazzo. No, dall'altra parte. Dove sta andando? Che cazzo è? Gioco dell'anno. Quest'anno comunque solo giochi belli stanno uscendo. Questo è uno di questi.
Ah, è giusto, non ho stamina mai. Di qua. Ma dove sta andando? Credo sia giusto. C'è una cote per affilare coltelli, forbici, forbicine. Se avete del gas nella vostra cucina, gas, noi togliamo il gas dalla vostra cucina. Non c'entra nelle costole, proprio. Minchia, c'è... Donna, è arrivato la rotina. Ha rotta coltelli, forbici, forbicine. Lasciami! È morto. Pronto? E niente, sono hai morto. Buttato nel cesso mille visualizzazioni. Bella quella creatura lì. Potevamo trovarla prima. È sbagliato, ragazzi. Ci vorrebbero più livelli da scendere. $11. No, siamo $88. Allora, ragazzi, io direi che il gioco l'abbiamo esplorato. Esterrefatto positivamente. Devo dire che è fatto bene. Non posso ordinare già giusto perché adesso deve metterla. Sia più vario di Lethal Company. Ma scusami, ma la telecamera l'hai persa? Sì, è finita. Quindi se muori perdi la telecamera e il video. E sprechi un giorno. Sì, ma è impossibile arrivare a fare 3000 visualizzazioni. In realtà basta fare 3 video come quello che ha fatto 1000. Ho capito, basta fare 3 video, però non tutti sono me, ecco, sostanzialmente. La tua regia è incredibile. Che cazzo è uscito? Ho i capelli adesso, mi piace. Allora, le sopracciglia, guarda. No, perché mi stavo divertendo. Possiamo andare a recuperarla adesso col video attuale. Beh, se sapessi dove... No, io più che altro vorrei fare una roba. Dopo che abbiamo finito di giocare, ragazzi, vorrei andare a vedere sul desktop come ti lascia il file di registrazione video. Perché voglio vedere se riprende tutto lo schermo o se riprende solo lo schermino della telecamera. Perché se riprende solo lo schermino della telecamera, capite che questo gioco è geniale, perché ha una doppia funzione, cioè quella di paghi lo sviluppatore perché stai giocando il gioco e poi tu pubblicizzi il suo gioco perché metti i video su YouTube o su TikTok o su Instagram del gioco direttamente dal gioco. Cioè è fottutamente geniale. È veramente una genialata di gioco questo. Movie simulator, che ti facevi i tuoi film e poi dopo con i tuoi film che facevi. Ma questo è divertente rispetto a quella noia assoluta che era quel gioco. È bellissimo. Non abbiamo torce. Possiamo ordinarne una. Aspetta, no, ne ordiniamo una. Old flashlight. Anzi, due, va. Vai. Ok. Adesso faremo 2000 visual. Eccoci qua. Appena fresco, unboxing del video. Cosa c'è dentro? Due torce. Vai. Perfetto. Vai. Buono. Eccoci qua. Ale. Andrea. Dite che funziona. Cosa? Di parlare allora, in inglese. Ci dicono di essere internazionali. So now we can proceed with now the. Now we can fuck. The it's not the right terms. So. Apri. There is a little embarrass in us. All'avanti scoperta, sì. Arriva bastardo. Ok, ci possiamo ambientare. Dobbiamo cercare di mantenere una sorta di idea di dove cazzo siamo e di cosa cazzo dobbiamo fare. Allora, abbiamo l'81% del video. Non perdiamo tempo. Intanto fare la ripresa figa. Attenzione, parkour. Ottimo. Ci stava questa ripresa. Vado avanti io. Ok. Vai. Circumspetti. Il latino, ragazzi, è la seconda lingua dell'inglese. Sì. È l'amante. Guardate questa scena angosciante, un uomo perso nei meandri dell'inferno. Meandri? Sento suoni. Sono io, tranquillo. Allora, quella rana che abbiamo visto prima, che ti ha ucciso, è sensibile alla luce. Se la punti con la luce, ti attacca, quindi bisogna filmarla al buio. abbiamo il 69% della telecamera. La Mao. Ah, qua ci può salire di nuovo. Ho capito. Ma perché adesso che siamo pronti a filmare non c'è nulla? Beh, come vedete, come Lethal Company, l'ultimo giorno succedono però. Dici?
Non mi sembra. Mi sembra molto randomico. Con tre. Cos'è? Oh! Oddio! Fermo. Ma è una frusta. Orca puttana, Andrea! Aiuto! Andrea! No! Dove sei? Fermo! Ok, spegni! Spegni le torce, nasconditi, spegni le torce. Dove sei? Torniamo immediatamente a casa. Ok, so io la strada, vieni, seguimi. Ecco, le ultime parole famose. Ehi! Non morire. Ecco, t'ha ucciso? È un Black and Decker di ultima generazione. Oddio, no! Aiuto! Mi attacca. No, Mario. Vattene. Ha tirato dalla luce. Vattene. Vattene. Sali di qua. Tranquilli, se non c'è senza luce non è spento. Luce. Senza luce non è spento. Ma perché senza non ho luce non, perché luce non ho filmato? Carica. Ma che cazzo vuol dire? Abbiamo il 29% di riprese, Andrea. Fai l'altro. Credo che lì ci sia casa, girati. Oh, sì. Quel punto luminoso rosso, ragazzi, non è Marte, ma è casa nostra, la Terra, la tanto amata Terra. Ciao. Sempre in mezzo all'inquadratura. Mentre ho per errore ripreso una delle cose più brutte della mia vita. Vai, corri. C'è un gruppo per lì. Facciamo nella capsule. L'hai ripreso la versione? Sì, ho ripreso tutto, Andrea, ma perché mi hai preso? No, per fare. Video dell'anno. Il problema è riuscire ad arrivarci. Che è stato lo suono? Abbiamo ancora il 20%, cosa vuoi dire? Ce lo vedo Daxin a fare cameraman anche su gioco. Eh? Ce lo vedo Daxin a fare cameraman anche su gioco. Beh sì, ovviamente. L'unico inevitabile. L'unico moderatore di Twitch. L'hai comprato il gioco, dai. Iscrivetevi al canale e lasciate likes. Per forza, non è una domanda, non è una richiesta. Ciao Alessandro. Addio, stronzo. non posso filmare. Ah, ma l'hai aperta? Sì. Ma c'è la maniglia anche dall'altro lato? Eh sì. Ma no. Ma che cazzo. È fatta, ragazzi, è fatta. Instant Gaming per i giochi AAA indie al 90% di sconto. Esatto, bravi, ragazzi. Ok, ragazzi, abbiamo il video del secolo, quindi io ne approfitterei. Devo dire che è andata molto bene. Credo che qua siamo sulle 3000. Sulle 40. 3000. La telecamera. No! Si è rotta la telecamera, Andrea. Sì, si è rotto il video. E vabbè, non sono capace. Dai! No. Lo prendo io. Ma perché fallisci? Allora, silenzio, per favore, eh. Possiamo godercelo in pace? Vai. Ok, uno, vai. Due, sta zitto, via. 2000 visual. Eccoci qua. Appena fresco, unboxing del video. Cosa c'è dentro? Parlare in inglese. Ci dicono di essere internazionali. So, now we can proceed now with we the, can fuck the... It's not the right terms. Attenzione, parkour. Ottimo. Guardate questa scena angosciante, un uomo perso nei meandri dell'inferno. Cos'è? Oddio, fermo. È una frusta elettrica. Orca puttana, Andrea! Aiuto! Guarda le viso. No. Dove sei? Fermo, ok. Spegni le torce, nasconditi, spegni le torce. Dove sei? Bellissimo. È Kubrickiano. Torniamo immediatamente a casa. Ok, so io la strada, vieni, seguimi. Ecco, le parole famose. Non morire. Ecco, t'ha ucciso? È un Black and Decker di ultima generazione. Oddio, no! Bellissimo. Aiuto! Ma è bellissimo. Mi attacca. quel punto luminoso rosso, ragazzi, non è Marte, ma è casa nostra, la Terra, la tanto amata Ciao. Terra. Sempre in mezzo all'inquadratura. Abbiamo ancora il 20%, cosa vuoi dire? Ce lo vedo, Siamo no, mille dai, visual. Non fare camera, ma neanche sto gioco. Beh sì, ovviamente. L'unico inevitabile. L'unico moderatore di Twitch. Iscrivetevi al canale e lasciate likes. Per forza, non è una domanda. Buono. Siamo a 1000 visual. Direi che è andata alla grande. Entrate pubblicitarie 162. È l'ultimo giorno, dovevamo farlo. No, non ho salvato il video! L'ho salvato io. Oh, grazie al cielo. L'ho salvato io.
2,1 su 3.000. E ragazzi, non ce l'abbiamo fatta purtroppo. L'abbiamo perso per l'ennesima volta. Anche, non solo in Lethal Company, ma anche qua in Content Warning. Sì, sì, siamo noi il problema. Non riusciamo a fare a superare il primo livello. Perché solo a few people, quindi... A few people, your content was engaging enough. Non ingaggiamo, ragazzi. Non avevamo engaging, ragazzi. Dovete fare le cose scritte sulla lavagna per superare i 1000. Quali cose? Ci sono delle robe scritte sulla lavagna. Grazie, ragazzi. E chi cazzo lo sapeva? C'è scritto di registrare. Non ho sentito, Andrea. Quale lavagna? Non l'ho manco vista la lavagna. C'è scritto esattamente quello che abbiamo fatto fino adesso, ragazzi. Ah. Ma sì, ma ragazzi, questa è l'unica roba che dobbiamo fare. Vabbè, allora adesso io esco da qui perché voglio vedere assolutamente come, qual è la resa visiva di questi, di questi filmati. Cioè, dove ce li... Ah, ce li ha salvati qua, guarda. Me li ha proprio salvati sulla home. Fighissimo. Allora, però, fermi. Vediamo un attimino come funzica, come posso farvelo vedere. Sì, solo una volta, lettore multimediale. Me lo apro così. Ah, lo apre proprio così. Beh, è una definizione di merda, però li salva, ragazzi, li salva proprio così. Ah, ma aspetta che Andrea l'ho mutato per errore. Diciamo, per errore il cazzo. Pronto, mi senti? Sì, la qualità aberrante. La qualità è aberrante, sto sì. Registrando. Ma forse dipende anche dagli attrezzi che abbiamo. Forse se si prende una telecamera migliore, la qualità del video sarebbe è migliore. Fighissimo. Vieni qua. Sarebbe veramente una figata, che magari aumenta anche di 1080, te la fa anche in 1080 la ripresa. Registrare Daxi. Ok, adesso mettiti in ginocchio. Però devo dire che... Esattamente così, perfetto, perfetto. Però devo dire che se tu ci pensi, è veramente un gioco... No, ragazzi, a parte gli scherzi, è un gioco geniale. Cioè, io non so chi ha avuto questa idea qua. Ma è un gioco geniale. Cioè, è un videogioco, ma è un social anche allo stesso momento. Cioè, è pura genialità. Ora, io questi tre video me li metto qua, me li salvo, me li tengo qua perché la prossima volta magari ci faccio un montaggino che buttiamo così sui social per vedere se cioè, gli piace. Ci hanno risolto il problema delle clip. Sì, 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 assolutamente. Allora, voi di TikTok, se volete ci vediamo qua su Twitch, e altrimenti è stato un piacere, ci vediamo direttamente domani. Vi ricordo che, attenzione, che venerdì vi facciamo vedere la prima puntata dei Ghostfuckers qua su Twitch, quindi siateci inedita, non possiamo farla vedere su TikTok perché è contenuto abbastanza... pericoloso, borderline, esatto, noi, io e il medesimo nei panni di esploratori e cacciatori di fantasmi, quindi siateci alle 21:30 su Twitch, venerdì, i tre della Ave Maria, siateci, è stato un piacere, adios, allora aspetta che qua chiudo, termina live, ok, a posto, buono, buono. Ok. Allora io c'ho l'ultimo che abbiamo fatto, che è il più bello. Oh, ho fatto, Andrea, ho fatto. Sai che quelli di TikTok non mi stanno molto simpatici. Sì, sì, non mi... Come il social, dove stanno? No. Cos'è che stavi dicendo, scusa? Che c'ho l'ultimo che abbiamo fatto, che non hai salvato di video. Che non hai salvato. Ah, sì, sì, quello del Black sì. And Decker. Va bene, bravo, bravo. Tienilo, poi me lo passi e vediamo. Ascolta, ma c'è un nuovo gioco che si chiama The Forever Winter. Vogliamo non vedere... è nuovo, è in realtà è, lo conosco già se non sbaglio, quello tipo The Long Dark. Vabbè, metti, vediamo. Non ho la minima idea di che cazzo sia. Vogliamo reactare insieme a questo probabile nuovo gioco survival che non è nuovo, perché siccome lo conosce lui non è nuovo. No. Lo sanno già tutti che tipo... Ragazzi, posso dirvi una cosa? Posso dirvi un segreto incredibile che vi dovete custodire nella tomba? Tutte le live vengono messe su YouTube. Per favore. Per ma ancora favore. Che rispondi a sta domanda, Andrea? Per favore. Fandog. Madonna. Ah, aspettate un secondo, scusatemi. Abbiate pazienza, devo fare una roba, perché sennò giustamente lui impazzisce. A posto. Ah. Aspetta che però tra l'altro non vedo. Eccoti qua. Ok. Ok, via. Ma comunque no, non è quello che dicevo io. Non l'ho mai visto sta roba, però sembrano fighi i modelli. It's raining men, alleluia. Ok, il diver. Ma posso dire che dopo il divers effettivamente non sento più il bisogno di giochi... Anche basta, comunque. Cooperativi del genere. Anche se questo sembra abbastanza vabbè, malato. Cos'è? Un survival quindi, tipo survival di zombie. Sembra. Sembra una sorta di unione tra macchine e uomini.
non c'è, comunque non è grafica di gioco questa, questo CGI. No, no, mi sa che è grafica di gioco, nel senso che è la Madonna. Sì, perché vedi come sono i modelli. Ah, tipo di Pro Galactic. Madonna, la faccia è quella che ho io dopo una cura dimagrante. Ma questa cos'è? La rappresentazione della Terza Guerra Mondiale, perché? Sì. Ma che succede? Le macchine al cinema. Sì, è vero. È Forever Winter. C'è un QR code nascosto qua sotto, ve lo vedete? Sì. Carina sta roba. Vabbè, Forever Winter perché sarà un inverno nucleare che non smette mai. Coming soon. Ah, bene. Verrà presto. Quindi vent'anni. Non male, non male, non male, però sti cazzi. Vabbè, se avessi visto il gameplay potrei giudicarlo, ma... Oh, ora ragazzi, se avete qualcosa che volete che reactiamo, noi la reactiamo. Se volete ad esempio fare la reaction al video di Twiner che si chiama Insultata in palestra perché grassa, qualcosa no, se volete noi lo facciamo, ovviamente. 10 minuti ah, 52 dedicati. Ah no, ma l'ho visto alla video. Ragazza che piange perché viene... prese in giro in palestra sono assolutamente necessari, va fatto, l'internet d'altronde... Vabbè, lei poverina, però effettivamente ci avevano tirato su un caso mediatico su sta roba. Allora... Cioè, lei povera, allora, cioè, giustamente, sinceramente, dei coglioni ti prendono in giro in palestra, sinceramente, non fa piacere, sinceramente, sinceramente, non me ne frega un cazzo, quindi ma non sì, vedo neanche per carità, di perché starne a parlare. Detto ciò... Cioè, povera, più che altro. Sinceramente... Poco mi fido, ma certo, ovviamente. Ma il progetto Hearl verrà anche pubblicato in... Ragazzi, stiamo arrivando ai limiti del ridicolo con questa storia di YouTube. Starfield, che c'entra? Scusate, ma volevo chiedere... Amanda The Adventure... E il messaggio se n'è andato, per esempio. Vabbè, dovete sarà, finire sarà, oppure sarà. Non, c'è una, non c'è altro di interessante? Finito, no, no, è ragazzi. Finito, è proprio l'abbiamo finito, quindi non... L'abbiamo finito. Completato. Dino Andrea del 1998 che reactano a Twiner sarebbe amazing. Ma ragazzi, Twiner sinceramente no, è un Twiner personaggio che bannano. È un personaggio, allora è un personaggio che non capisco perché personaggio molto tossico dal mio punto di vista. Perché devo dire che è molto allora io ho visto un po' di suoi video, però mi sembra una sorta di versione di Simone, si chiama Simone Tutubi, quello del Cerbero. Sì, Tutubi. Tutubi. Alle prime armi, cioè concettualmente. Poi dai, la versione di Wish di Wish. Di YouTube, anzi di Temu e quindi no, è troppo fazioso, fa dei video volutamente, poi magari non lo fa apposta, però fa dei video volutamente che fanno triggerare anche molto molto con tanta disinformazione, almeno quello che ho visto io, quindi sinceramente non mi piace a me il contenuto che fa Twiner, con tutto rispetto. Ma che cose nell'oggettivo, Twiner, ragazzi? Ma che cazzo di no, io, no, infatti, volevo dire questo. Io dico che. Cioè, oggettivo io dove? Molte volte. Beh, Andrea, io. Dipende dal video. Dal video. Dei pochi video che ho visto, devo dire che dice cose fa sensate. Fa molto cherry picking. È che non ci sarebbe neanche bisogno di parlare di ma quelle infatti, robe lì. È semplicemente calda, questo. Che... Cioè, è, capite, è un contenuto che, di cui non me ne frega un cazzo, perché ovviamente la pensi come lui. Come cazzo puoi non pensarla come lui? Cioè, nel senso, stiamo parlando veramente di video, fa qualunquismo. Cioè, non è che c'è tanto da dire. Poi, però, ognuno è libero di fare quel cazzo che vuole, il contenuto che vuole, parlare di quel cazzo che vuole, tutto qui. Ci beh, sono dei suoi video interessanti, come ci sono dei video di cui, sinceramente, ad esempio, parlare di questa qua che viene presa in giro in palestra, sinceramente, non me ne cioè, frega tipo, il video cazzo. Dove parla, anche il perché dove molto parla probabilmente, conoscendo il personaggio, andrà poi a ribaltare la situazione su di lei. Che poi, ragazzi, ora, se una persona ha vissuto, che ne so, 30 anni, 20 anni della sua vita in una certa condizione ai limiti dell'obesità e poi decide di mettersi in gioco andando in palestra, è una cosa positiva per carità, non possiamo metterci le fette di salame sugli occhi e pretendere che il mondo sia un posto magnifico, purtroppo si sarà soggetti a battute prese per il perché culo, perché i coglioni esistono dappertutto, detto ciò non è che uno può essere sicuro al 100% che si stesse parlando di lei, che la stessero perculando lei, cioè sono tutte situazioni un po', diciamo che si è molto sensibile all'argomento e quindi di conseguenza
qualsiasi cosa che punta su quello è la fine del mondo. E la cosa che a me dispiace è che questa poi diventa una scusa per non andare in palestra, perché a quel punto tu dici, cazzo, mi hanno preso in giro, non mi sento sicuro in palestra, quindi non vai in palestra. Scusa nel senso... Hai visto Eusi cosa ha scritto? Spoiler, tu ne arriva contro. Cazzo, non l'avrei mai detto, ragazzi. È allucinante. Non l'avrei mai detto. Quindi sostanzialmente questo è, cioè alla fine poi finisce che la palestra diventa un luogo che... In realtà, ragazzi... Io ho letto di diverse cose sulla questione, anche molte donne che dicono di sentirsi, magari donne magre, ma dicono di sentirsi gli occhi addosso a prescindere dal fatto che tu sia magra, sia grassa, perché se sei grassa sei grassa, sei magra sei magra, se sei flaccida non va bene, se sei tonica ti guardano perché c'hai il culo, eccetera eccetera. Ragazzi, a me dispiace dirlo, ma non è il contesto della palestra, è dappertutto che è così, e soprattutto dipende anche da che tipo di atteggiamento tu hai in palestra, perché dipende molto al 100% da quello. Proprio che se ti metti a fare i video su TikTok e metti il telefono in mezzo alle palle, la gente magari inizia anche a guardarci male. Quello? Sì, no, ma io parlo anche molto degli abbigliamenti, cioè ho visto delle ragazze andare in palestra. Vabbè, che una ragazza che le piace farci scusa, una ragazza magari va in palestra perché ha un bel fisico, le piace essere guardata, però scusa, se tu vai per essere guardata, poi te ne lamenti, sei una... Ma tu non vai in palestra. È una rincoglionita tu in primis. E questo è il fatto. Vabbè, ma non c'è nulla di male se una piace farsi guardare e non se ne lamenta, perdonami. Ma vedi, perché tu in questo preciso istante stai pensando al fatto che una ragazza bella si vesta in modo accattivante perché così si fa guardare. E se ti dicessi che ci sono molte persone che si mettono i due pezzi, si scosciano, tirano fuori panza e culo, ma non possono permetterselo perché magari hanno... diciamo un peso abbastanza significativo, a ma lo fanno, lo fa... no, ma ovviamente non te ne frega un cazzo, però nel senso, se tu ti vesti in un certo modo è ovvio che la gente si girerà e ti guarderà, ovvio, non siamo ipocriti, perché sei mezza nuda, a prescindere maschio... che tu sia così o così, la gente si girerà a guardarti, sostanzialmente quello è il concetto. No, ma non c'è il velo di ipocrisia, no, va tolto, perché quindi sono un po' delle prese per il culo. Diciamo che la palestra tu ci devi andare concettualmente con l'idea di allenarti e migliorarti, devi metterti un cazzo di paraocchi e pensare ai cazzi tuoi, basta, è fine. Tu come vai in palestra? Esattamente come sono conciato adesso, solo con una tuta, con un pantalone della tuta, no, però, letteralmente, una canottiera e i pantaloni della tuta, me ne sbatto i coglioni. Allora, tu hai ragione, però il mio discorso era che è ovvio, cioè l'ipocrisia di fondo che c'è, è ovvio che io maschio, se c'è una bella ragazza piuttosto che magari una ragazza che non risponde ai canoni di fisici che piacciono a me, non la guardo, però quello è normale, ragazzi, cioè non nascondiamoci dietro l'ipocrisia e il mondo perfetto che solo su internet vale la pena portare avanti, perché il mondo là fuori da internet non è così moralista, cioè la gente che ti prende per il culo c'è, cioè, da ovunque, sull'autobus, al supermercato, cioè quello che cerchiamo di far capire. Poi a me spiace per la ragazza, cioè, poverina, perché non fa piacere essere presa per il culo. No, allora io vado a pensare a quello che è accaduto. Io ho visto il video di questa ragazza qua, non mi ricordo come si chiama, so che su TikTok ha tanto seguito perché ha un canale suo, non so di cosa parli, che fa ironia, cazzi e mazzi. Sinceramente non me ne frega un cazzo, però avevo visto questo video qua perché era diventato virale. Lei diceva che mentre si stava allenando sul tapirulan si è tolta perché aveva caldo, evidentemente si sarà tolta la febbre, che cazzo che è, sarà rimasta in due pezzi, definiamolo due pezzi, non so come definirlo, ed è stata presa in giro. E da lì è partita la discriminazione nei suoi confronti, si è sentita aggredita ed è scappata dalla palestra. Io quello che posso dire è: imparate a sbattervene le palle, perché così non tutti sono così, però capisci che questa poi diventa l'ennesima scusa che ti impedisce di andare in palestra e farti... Se non sbaglio erano dei ragazzini, ma anche lì appunto per questo, ma se sono dei cazzo di ragazzi, ma cosa mica te ne frega? Però dal momento in cui non è successo, perché un conto è se fosse stata filmata, presa per il culo, derisa in mezzo alla strada, un conto è perché hai visto in fondo alla stanza che ci sono due persone che stanno ridiacchiando di te, cioè mi sembra esagerato al 100%, ognuno ha le sue fisse, le sue robe. A me dispiace soltanto che purtroppo noi uomini
veniamo etichettati per ste teste di cazzo, però sinceramente, ripeto, infatti non me ne frega una minchia. Poi quindi... cioè, non conta che siano uomini, cioè, ho visto anche donne prendere per il culo altre donne, perché magari avevano i capelli in un certo... cioè, le teste di cazzo siano, sono sia uomini che... cioè, non è quello il punto, anche questa cosa di fare associazioni. Io più che altro non vorrei banalizzare il suo dramma, perché è vero che è una roba che purtroppo succede ovunque. Lei purtroppo sarà sensibile sulla roba del fisico e ci è rimasta male. Poi al di là che ci sono dei ragazzini che l'hanno presa per il culo, non è successo nulla di grave effettivamente. Quindi si è creato un caso mediatico, perché lei comunque ha un canale, quindi una content creator. Se la prendono così. Madonna, se la prendono in giro anche quando va a mangiare fuori, la prendono per il culo, eccetera, è lì io che cazzo ti devo dire? Cioè, sinceramente è un altro contesto. Dovrebbe iniziare, ma cioè, so che è brutto da dire perché ci sono passato anch'io, però da vittima dovrebbe magari iniziare a sbattersi, non a reagire se la gente ti io non posso dire un cazzo, o rispondi, ovviamente reagire non è che puoi rispondere per tutti, cioè nel senso, se questa persona viene presa in giro dovunque va, che cazzo devo dire, mi dispiace, ma deve appunto per questo, forse appunto per questo deve iniziare a farsi forte, forse perché è una content creator, magari, esatto, magari anche questo, il fatto che sia una content creator la riconoscono, sanno che personaggio è, la prendono per il culo appena la vedono per quello, cioè, perché la gente subdola, sa che magari hai quel punto debole, quell'argomento è il tuo punto debole e ti prendono in giro su quello per suscitare una reazione, per poi magari nella loro mente condotta dire cazzo, magari farò un video su di me, perché effettivamente questa cosa non sarebbe manco strana, però ragazzi io... No, non è che fa al video, sì, non so il motivo per cui ha fatto un video del genere. Io non capisco, cioè lo dico, non capisco il motivo. L'ha fatta a un video a caso. Forse perché non empatizzo, ragazzi, non capisco il senso di... Io sono stato in sovrappeso nell'età peggiore possibile, quindi quella quello dello sviluppo da teenagers e no, di tutti abbiamo i nostri tasti dolenti, i coglioni, diciamo. Cioè, non sinceramente... Tipo, magari a te ti triggerà molto, lo dici spesso, a te ti triggerà molto quando ti prendono, ti sminuiscono il tuo lavoro. Quello magari potrebbe essere piuttosto dolente, magari reagisci, ma non come lei, ma lei ha reagito ovviamente in un modo, tu magari su quello reagisci in un altro modo, però comunque quello è un argomento che ti colpisce. Sì, hanno capito, però sono due cose completamente diverse. Purtroppo lo so, però il concetto penso che sia, cioè ognuno vive i suoi drammi a suo modo, cioè è inutile dire non è successo niente, ci sono cose peggiori, cioè se no allora dal mio punto di vista se ma mi l'hai detto qualcosa... tu due secondi fa. No, io cioè, lo stavi dicendo tu due secondi fa, è inutile dire. No, stavo parlando di me, qua sto generalizzando, perché allora se mi succede qualcosa, io in generale, visto che c'è qualcuno che sta sempre peggio, non devo soffrirne. Ma che vuol dire? Cioè, quello è il senso. Ma, non è ma il senso di che? Ma tu devi imparare anche un po' a sbatterti nelle palle, perché se tu vieni fammi finire, se tu vieni preso per il culo in palestra, vieni preso per il culo mentre esci, vieni preso per il culo mentre sei al mercato, quando sei a casa, quando sei al telefono, devi imparare purtroppo a convivere con questa situazione, perché non è che puoi pretendere, cioè o ti rinchiudi in un luogo, in una bolla sicura di cemento e non esci più di casa, quello sì. O devi imparare a convivere con questa situazione. Ora, essere presi per il culo dipende da che cosa intende, da che entità e da che tipo di problematica, perché se sono due persone che fanno i pirla, ti fanno due commenti, o due persone in mezzo alla strada che ridono in fondo all'angolo della strada, non è essere preso per il culo, vuol dire che sono due cretini che stanno parlando magari per i cazzi suoi, manco lo sai, non è che se guardano te e ridono e stanno pigliando per il culo, cioè sostanzialmente è che lei, essendo molto sensibile alla cosa, probabilmente si sente gli occhi addosso, è una cosa alla quale lei deve lavorare. Poi che la gente non la debba insultare è sacrosanto, ma questo intendo dire io, bisogna imparare a reagire col tempo, perché altrimenti poi stai male, si arriva in depressione e poi può succedere qualcosa di brutto. Quindi questo sostanzialmente dico io, bisogna imparare a, tra virgolette, cercare di rialzarsi, di riprendersi ed andare avanti. So che detta da fuori può sembrare una stronzata perché il mondo è brutto e cattivo e ogni volta, però ragazzi è anche vero che cioè bisogna, veramente, non è che c'è altro modo di dire, bisogna imparare a tirarsi su e andare avanti. Io ho visto questo video qua, ho sentito parlare di sta roba qua, ed effettivamente, siccome vedo in palestra delle scene abbastanza strane, come ad esempio delle ragazze con una certa importanza di peso, che magari, per comodità, per carità divina, però si vestono in maniera molto attillata, e capisci che attiri determinati tipi di sguardo, anche per il tuo peso e anche per la tua forma fisica e perché ti metti addosso robe che solitamente una persona di un certo peso non metterebbe,
Gli sguardi ci sono, cioè, coglioni. Gli sguardi ci sono, non c'è nessuno che offende o che prende per il culo, perché a quel punto ovviamente partono i ceffoni a manette ed è giusto che sia così. Io sono, vabbè, uno in favorevole allo schiaffo educativo, quindi. Però esatto, uno in palestra per migliorarsi, questa persona si concia in questo modo, cazzi suoi, vita sua, chi se ne frega. Infatti, la gente la fissa, lei deve imparare a capire che la gente la fisserà, cioè sti cazzi, voglio dire, questo cioè non è che c'è tanto da fare. Non è che puoi cavare gli occhi alle persone. È questo. Poi, purtroppo, purtroppo il mondo. Cioè, si vive nella convinzione. Su internet si vive nella convinzione che il mondo deve essere perfetto, che il mondo deve essere ligio e sano. Poi, dopo, perché quando succedono queste cose, ci sembra sempre che ci si stupisca. Però, ragazzi, non siamo nati ieri. Cioè, il mondo è una merda. La società è una merda. Le persone là fuori sono subdole. Sembra veramente che queste cose non si ha idea che possano succedere. Sembra veramente che si caschi dal pero quando succedono. Guarda, questo è un problema grosso. Bisogna imparare. Cioè, il mondo là fuori è pieno di squadre. Guarda, Eleveret scrive che pensa che ci sia veramente troppo odio. E che i social hanno tirato fuori tutto. Io penso che i social hanno tirato fuori la parte più debole delle persone. Cioè, anche sia l'odio che la debolezza. Ma l'odio c'è sempre stato ed è sempre stato. E guarda, è una delle emozioni principali dell'uomo è l'odio. Beh, quindi, la storia umana è basata sull'odio. Quindi sinceramente non penso sia quello il problema, nel senso che è un problema, ma nel senso che non è quello c'è sempre stato. Io credo che i social invece hanno tirato fuori quella parte di sensibilità. L'hanno ucciso il problem solving, e quindi la gente si nasconde e si difende dai social. Di conseguenza, ti faccio un esempio pratico: se una persona si sente presa per il culo, si fa un video e dice di essere presa per il culo, così migliaia di altre persone esterne alla situazione che non hanno visto un cazzo ti dicono: no, ce la puoi fare, fai così, siamo con te, e tu ti senti più forte. Cioè, questo ormai è diventato un po' il social, piangersi addosso. E francamente lo posso capire, ma fino a una certa. Cioè, in alcuni ambiti va anche bene. Però dipende dalla situazione quello che è successo. No, io penso che sia anche non solo problem solving, c'è anche una questione anche di pigrizia mentale, che hanno fatto non proprio l'odio, i social hanno portato una pigrizia mentale dietro alle nuove generazioni, tipo banalmente il fatto di non cercare le robe su la Google. Gente stupida, fidatevi che c'era da molto prima dei social. Dei social, semplicemente adesso possono parlare tutti, e quindi tu puoi vederle queste persone, puoi sentirle, queste persone possono commentare, scrivere, però la gente stupida c'è sempre stata, quindi non è colpa dei social. Ai nostri tempi i social non erano a livello di adesso, e purtroppo queste cose succedevano anche a noi, a scuola, comunque in alcuni ambiti. I social adesso hanno dato voce a tutti, hanno dato voce pure magari alle persone che da vittime vogliono parlare dei propri drammi, però effettivamente ci impazzisce per delle robe che purtroppo sono sempre successe. È inutile dire non dovrebbero succedere, ragazzi, succedono, il mondo non è un'utopia. Ma Dax, non era un video di protesta quello, Cioè non era un video di protesta, quello era lei che si lamentava di una cosa che gli è successa in palestra. Era fatto molto a caldo. Esatto, è stato fatto molto a caldo perché gli stava girando i coglioni, era triste, ha voluto sfogarsi. Ma lo posso capire come video. A mente fredda, secondo me non l'avrebbe fatto. Anche noi abbiamo fatto di quelle cazzate qua su internet devastanti, alcune uscite veramente tristi, perché proprio di pancia ci siamo lasciati andare in un argomento. Però di certo quell'uscita non ci rende quella roba, non ci rende delle persone orribili o delle persone vittimiste. Infatti, ma nessuno sta dicendo un cazzo. Io non lo farei perché so che mi butterei altra merda addosso. Beh, ma dipende, Dax, dipende. Dipende da come si recepisce la visibilità sui social. Sai cos'è? È che se lei nel momento preciso in cui in palestra si trovava lì e queste persone la stavano prendendo per il culo, e lei, content creator abituata ai social, cazzi mazzi, prendeva sul telefono e li filmava in qualche modo di nascosto e dava un contesto, allora era diversa la situazione. Ma dal momento in cui è una persona che si lamenta di una cosa che è accaduta e che anche da come la racconta lascia un po' di punti di domanda, ad esempio si è girata e ha visto queste persone che stavano ridendo, sì, ma non è che stavano ridendo di te, cioè è possibile, come no, capisci? Cioè, di conseguenza
la gente dice ok, ma non cioè rilassati, fatti i cazzi tuoi, poi che la dicano in modo positivo, la dicano in modo negativo, il succo è quello sostanzialmente, non frega un cazzo a nessuno sostanzialmente, e quindi lascia un po' di punti di domanda, cioè dipende tutto da come, dal tipo di video. Ragazzi, allora sì, allora... sì, definiamo la paranoia, perché io ripeto, credo che ci sia un'enorme sensibilità. Quando qualcosa ti dà fastidio, tu sei sensibile a quell'argomento lì, e sì, magari vedi quella roba là anche dove non c'è. Dal momento in cui sei una persona in sovrappeso, o magari anche obesa, il tuo punto debole è quello, il tuo punto quindi... debole è il peso, sei lì per migliorarti e non farti più giudicare da quel punto di vista, per l'aspetto, ok, e però in quel momento lì cosa fai? Hai caldo, ti togli la maglietta, boom, ti senti gli occhi addosso, quindi appena vedi due persone che si stanno facendo una risata dall'altra parte della stanza e magari ti hanno fissato, guardato un secondo, vai a collegare che sta ridendo di te. Poi ragazzi, attenzione, ripeto, se queste lo stavano facendo, sono stati degli stronzi, ok, però sto dicendo, nel contesto è anche possibile che una persona si senta osservata, poi ci sono persone e persone, come vi dicevo prima, ci sono casi in palestra allucinanti di gente che letteralmente se ne va in giro in palestra nuda, lo dico al femminile ragazzi perché parliamoci chiaro, sì, anche gli uomini ci sono, allora io, per dire, una volta ho beccato un ragazzo che c'era sta cazzo di canottiera, che era la canottiera quella lì da come cazzo tipo anni 70, no? La canottiera quella sottile, quella alla livornese. Con un cazzo, ancora più sotto, proprio un cazzo di filo che copre i due capezzoli. Ah, quello giù, proprio da Villa. Una roba oscena. Era una roba oscena quella canottiera. Faceva veramente veramente cagare. Non da anziano, non era una... No, ragazzi, non so il nome dell'indumento, e poi sono proprio due file di tessuto che partono dal collo, scendo giù, coprono i capezzoli, poi scendono pian piano, arrivano fin qua, quindi non ti copre niente, ti fa vedere, la indossa che si vuol far vedere sostanzialmente. Ma ragazzi, noi non stiamo dicendo che non bisogna che bisogna stare zitti, le cose vanno, noi stiamo dicendo tutt'altro, le cose vanno denunciate, se una roba vi dà fastidio parlatene. Stiamo dicendo un'altra cosa, no? Perché hanno scritto. Quindi se la società è una merda, dovevamo stare zitti e non parlare sui social. No, ragazzi, noi stiamo dicendo un'altra cosa. Se una roba vi dà fastidio, se una roba vi urta i nervi, parla. Anzi, proprio il senso di social sarebbe quello, di usarli in modo virtuoso. Però giustamente, da esterni, permettete che io da esterno, da persona che magari riesce a empatizzare meno con una condizione del genere... Posso dire la mia, poi ovvio che lei è una vittima. No, ma quelli che l'hanno presa in giro sono dei carnefici, ragazzi. Non esiste il bianco e il nero, esiste anche il grigio, cioè quello senso. Per me, secondo me, non ha neanche bisogno. Secondo me non c'è neanche senso di parlare di certe cose. Fine, basta. No, ma perché sarò sincero, per non c'è bisogno. Ma cosa migliori la società? Però, perché ragazzi, secondo te, perché se tu dici c'è uno stronzo che maleducato che ha fatto questo, la gente smette di essere maleducata e di fare questo. Lo fa lo stesso, quindi non cambia un cazzo. L'unica differenza è che tu hai fatto una frigna davanti a migliaia di persone, e migliaia di persone possono essere o dalla tua parte o contro di te. Questa è l'unica differenza. Però di fatto tu non hai portato una campagna di protesta contro le persone maleducate in palestra, non hai cambiato assolutamente un cazzo. Cioè, tu semplicemente ti sei filmata piangendo perché dopo che sei andata in palestra la mentalità della gente non cambia, dici che ti hanno preso per il culo, fine, questo è successo ed è un'altra roba. Comunque, ritornando al ragazzo con la canottiera incredibilmente sottile, questo tizio qua era ridicolo e ogni volta che mi passava davanti io lo guardavo con la faccia divertito ed incazzato, perché ero divertito perché stavo guardando, veramente sembravo un gondoliere che aveva perso il lavoro e che stava facendo l'elemosina, e dall'altra parte mi faceva incazzare perché diceva: ma come cazzo fai, quanto devi renderti ridicolo per farti vedere in palestra? Magari se il cervello gli si era ristretto, era qualcosa di allucinante e lo guardavo alla sesta occhiata, ovviamente questo si gira e mi guarda pure a me. L'unica differenza è che io me ne sbatto i coglioni, quindi non è che sto lì, continuo a fissarlo, cioè me ne sbatto le palle, cioè se vedo uno conciato così ti guardo così, che cazzo devo fare? Sei ridicolo. Ora, però, ragazzi, se sei offeso perché qualcuno l'ha guardato, ha un cazzo di problema. Se io gli avessi detto: ma come ti vesti, vergognati, questo non è luogo, sei uno schifo, fuori dalla palestra, allora lì sarei stato in difetto io. Ma se ti sto solo osservando e sto solo usando i miei cazzo di occhi, non ho fatto assolutamente niente di male. Esatto. Se nella mia testa sto pensando: guarda sto pirla come cazzo è vestito, adesso è personale, ma anche se mi fosse partito mentre mi passa a fianco e mi metto a ridere, faccio
va benissimo, cioè non... c'è un maleducato, però non è, cioè, nulla, nulla di sì, esatto, sono un maleducato, ma mi è partita una risata, no, non è successo assolutamente ragazzi, niente a tutti almeno una volta nella vita quando ti compare una situazione atipica, sì, guardare e non toccare, vabbè, quello una persona con un difetto fisico, comunque una situazione del genere, a tutti è inutile fare gli ipocriti perché siamo umani, a tutti parte l'occhiatina, parte la risatina, perché siamo esseri umani, cioè, poi ovvio il fil rouge da non superare, la linea da non superare è di mortificare la persona, però quante volte anche sull'autobus magari entrava una persona con determinate caratteristiche, faceva certe cose e noi scoppiamo a ridere. Ma scusami, qui stiamo rispondendo a diversi commenti insieme, cosa vuol dire linguaggio non verbale sempre offensivo sei? Ma che cazzo vuol dire? Ma ragazzi, allora non ci muoviamo più, andiamo in giro come degli autobus. Cioè, ma porca troia ragazzi, ma per l'amor di Dio, ma io quindi non posso guardare le persone per strada perché queste si possono... Ora io, ripeto, cercate di contestualizzare le cose, se siamo in palestra e ti vedi una persona che apposta si concia in un determinato modo per farsi guardare e tu lo fissi, non è che questo si può offendere così, perché ragazzi, lo stai fissando, cioè si è conciato lui così Io sono lo dico tranquillamente da maschio etero, anche se mi è passato un uomo vestito in quel modo lì, mi è caduto l'occhio sull'uomo in generale, perché era vestito veramente in maniera ridicola. Cioè, ragazzi, a parte il fatto che si vive, voglio dire un segreto: si vive per se stessi. L'occhiata storta fa pensare male, ma perché fa pensare male? Cioè, nel senso, ma perché sto pensando male? Ma perché lì non sarò un buon attore io a nascondere le emozioni? Non lo so, però tu dimmi se io mi devo preoccupare adesso di fare uno sguardo a una persona perché altrimenti questa si può offendere. Allora, evidentemente, lei si può preoccupare di non conciarsi in un determinato modo per evitare di essere, che i suoi sentimenti possano essere urtati da qualcuno che guarda gli altri per strada. Cioè, ragazzi, di che cazzo stiamo parlando? Per favore, dai. Ma a parte il fatto che l'occhiataccia a volte, come ha scritto Bush the Cube, è anche involontaria, entro un certo limite. Siamo un gruppo di gorilla, cioè, all'interno di una palestra, ragazzi, a fare diciamo degli tutto automi, il tempo. Cioè, gli occhi strabici, quando ti alzi dalla macchina non capisci un cazzo, stai respirando dai pori della pelle, porca puttana. O quando guardi uno, c'hai sta faccia così, sembra che vuoi scannarlo, ma in realtà è perché stai sputando i polmoni dal culo. Cioè, non è che lo stai facendo, è un'espressione che fai per la fatica, non è che lo fai per la rabbia. Cioè, voglio dire... Che poi è una roba, cioè, alla fine... Cioè, che cazzo di problema c'è in un'occhiataccia, ragazzi? So che non è il massimo, so che magari la persona che la riceve si sente disagio. A parte invertite, a me non cambierebbe un cazzo. Se una persona mi dà un'occhiataccia e mi guarda, me ne sbatto i coglioni. Ma non frega niente. Me ne sbatto i coglioni. Guarda, se c'è una persona che proprio da questo punto di vista puoi letteralmente, puoi anche insultarmi, io me ne sbatto altamente le palle. Lo giuro. Ma noi siamo atipici. Ma non è che siamo atipici. Contestualizzo. Cioè, se sono in mezzo alla strada, ok. Sai quante occhiataccia ti prendi sull'autobus a Milano? E in mezzo alla strada, una persona dall'altra parte della strada inizia a fissarmi, mi segue e inizia ad avere un atteggiamento aggressivo. È un conto. Ma tu sbagli tutto, Andrea. È un conto. Mentre se sono in mezzo a una palestra e le persone mi fissano, mi stanno fissando per diversi motivi. Uno, perché sono pelato con la barba. Due, perché sono in canottiera, che cazzo ne so. Tre, perché magari sono vestito come un idiota. Quattro, perché mi stanno fissando perché stavano guardando in quel momento lì. Cioè, esatto, magari mi è uscito un coglione. Chi se ne frega? A me non me ne frega niente. Il massimo che posso fare è guardarmi allo specchio per vedere che non ho un caperozzo nel naso. Cioè, è finita lì, letteralmente. Ma infatti, cioè, o ragazzi, si ha proprio paura del confronto. Cioè, chi fa questi ragionamenti ha proprio paura del confronto. Però, cioè, dipende. Se uno inizia a guardarmi per la strada e mi dice, ma che cazzo vuoi? Ovviamente... Loro parlano di sguardi e basta. Vabbè, sguardi, ragazzi, porco Giuda, vi sciogliete in un brodo di giugiole per così poco. Che poi magari dal vostro punto di vista non è così poco. Però qualcuno in chat ha scritto: Andrea... cioè, le offese vere e le ingiurie vere, o comunque la pressione psicologica vera, secondo me, non è quella. Poi ognuno c'ha la sua corazza, ognuno è sensibile in modo diverso. Però, ragazzi, figa. Se una persona comincia a guardarmi ossessivamente, o mi giro dall'altra parte, o se mi dà proprio fastidio. Mi dà proprio fastidio, glielo vado a dire, scusi, c'è qualche problema, cioè non capisco. E di parte la classica, no, ma la classica frase con gesto: che cazzo guardi? Che cazzo dici? Che parte la risa solo per quello che provoca la risa. Però a me è capitato molte volte, ragazzi, di avere persone che mi fissavano per strada, ma lì veramente gli domandi che cosa c'è qualcosa che non va, perché lì ricordi la tizia dell'Herbalife? Lì è ancora, ma cosa c'entra? Vedi, questo è un contesto diverso. Lì c'erano tante persone, stava parlando con te, quindi ti guarda, cioè è differente.
niente, capisci? Cioè, quindi lì sei tu che ti senti a disagio, però lei non sta facendo nulla di male. Cioè, dipende tutto dal contesto. Infatti, lo so. Mentre che sono io il problema, se sei in mezzo, faccio un dramma. Se sei in mezzo alla strada e una persona inizia a fissarti a caso, perché nella strada ci sei solo tu e lui, inizia a fissarti, ma continua a fissarti e seguirti con lo, cioè, nel senso che un altro po' gira la testa tipo bambola dell'esorcista. Allora, se mi sento in pericolo, ragazzi, me ne vado, cambio strada. Cioè, che cazzo vi devo dire? Non capisco quale sia il problema. Io è diverso, devo dire che la persona sta giudicando e ti sta... Come ti devo sta... sentirmi, ragazzi? Cioè, fissare comunque non è educato. Cioè, fissare... È ovvio, quello è maleducato. Però noi siamo atipici anche perché ci mettiamo davanti al mondo. Io non parlo di fissare, io parlo di sguardi. Se mi giro, ripeto, sempre nel contesto della palestra, mi giro e qualcuno mi sta guardando, non è che mi incazzo o inizio a pensare oddio, mi sta prendendo per il culo. No, semplicemente mi stava guardando. Basta, è finita lì. Anche se mi prendesse per il culo uno sconosciuto, io parlo per me, anche se in palestra uno sconosciuto mi prendesse per il culo, a me sinceramente non mi fregherebbe nulla. Cioè, anche da lontano mi si mette, cioè, cambia qualcosa alla mia vita, ragazzi. No, ma non ci credo. Ma guarda che Bradipo, noi ne parliamo perché non abbiamo un cazzo di parlare a fine live, ma non si è creato alcun dramma, cioè nel senso che questo non è un dramma, nel senso che io mi chiedo il motivo per cui farne un dramma, cioè è questo il fatto. Purtroppo quella ragazza sarà sensibile su questa cosa qui. Non siamo tutti uguali. Esatto, la banana stronza, esatto. Vedi? È come quella volta che appunto dei tizi in palestra mi stavano guardando, facevano gomitino e ridevano. Io ho pensato che fosse qualcuno che mi avessero riconosciuto. Invece vado lì ed era gente che non sapeva manco chi cazzo fossi. Stavano parlando di me. Oppure stavano semplicemente parlando dei cazzi loro. Avevano il telefono in mano. Sono stato io a pensare che guardandomi, facendo gomitino e ridendo, avevano visto in me la figura di Dino Coop TV. E quindi hanno detto: è lui, è lui, è lui. Allora io ho pensato: ecco, mi ha riconosciuto per gentilezza al momento in cui li vedevo un po' timidi. In realtà è tutto nella mia testa, perché in realtà si stavano parlando per dei cazzi loro. Mi sono presentato dicendo: ciao bestiaccio, ho fatto figura di merda devastante, ma quelli non sapevano chi cazzo fossi. Capito? Ecco, questo è esattamente il concetto. Cioè, è l'esempio dove una persona si fa dei grandi segoni mentali, però in realtà non sta succedendo niente. C'è gente che se la sta ridendo, se la sta cantando col telefono per i cazzi suoi con i suoi amici, perché sta pensando ai cazzi suoi. Cioè, tutto qui. Cioè, può capitare. Oppure sono degli incredibili stronzi che hanno fatto finta di non sapere che io fossi per farmi sentire una merda, così che io poi facessi un video arrabbiato dicendo: ecco. Cioè, ragazzi, di che stiamo parlando? Sì, mentalisti. Comunque Iron qualcosa ha detto: se a me qualcuno fissa in palestra non ignoro, gli lancio un bilanciere. Allora, a parte, ragazzi, che nel mondo degli adulti e degli ometti non funziona così, perché se lanci un bilanciere a qualcuno ti prendi una bella querelina. Però io sinceramente, io non sono una persona aggressiva, però lanciare morto un bilanciere non può a qualcuno, quererare, Andrea. Per così poco, cioè dai, ragazzi, anche tanto questa, che lanciare un bilanciere l'opposto, scusate, ma coi pesi o senza pesi? Cioè, finire nella violenza per una roba futile come un'occhiataccia o una risatina mi sembra proprio da scimmie. Dipende quanto pesa. Da scimmie incivili. È ovvio che se arriva uno e mi dice brutto con un coltello, brutto con un coltello. Brutto, cioè, volevo dire brutto coglione. Brutto è più offensivo. Brutto, perché coglione brutto con un coltello è spaventoso. Poi, ragazzi, lo so che qua in chat magari siete anche un po' giovani, siete stati tutti giovani e incazzati, siete livorosi. Non è che tu c'hai 70 anni, Andrea, Dio buono. Male dentro, giovani. Però, minchia. Ragazzi, nel mondo reale... Comunque sono 39, i cani devono cagare, la chiudiamo qua, sta stronzata, no? Picchi qualcun altro per un'occhiata, dai, non viviamo nell'età delle... Ma picchiatevi coi bilancieri, che cazzo me ne frega. Buonanotte, fate i bravi, fate i buoni, mi raccomando, ovviamente i bilancieri scaricateli dal peso, altrimenti vi fate male. Non utilizzate quelli olimpici da 20 kg. Non fissate a questo punto. Usate i bilancieri, quelli dai 15 ai 13, ok? Fate i bravi, fate i buoni, ci vediamo direttamente domani alle 21.30 con, non mi ricordo, forse dovrebbe esserci l'Horror Night, credo di sì, con che cos'è che devo portare? Ah sì, la serata... Domani c'è Shinkansen. La serata Shinkansen, sì, la serata, come cazzo si chiama, dai? Chilla's Art, quindi siateci, altra Horror Night, e poi venerdì vi facciamo vedere finalmente la puntata dei nostri Ghost Fuckers, che poi sono sempre noi, però i nostri. Buonanotte, bestiaci, vi voglio bene, mi raccomando, ciao, ciao, ciao.